Roberta Timpani, faccio parte di Lega Ambiente da più di 10 anni a questo punto. Ho iniziato come servizio civilista volontaria dentro il circolo di Lega Ambiente Pisa. Lega Ambiente ha una struttura divisa a tre, diciamo così, c'è cioè una struttura nazionale, una struttura regionale e poi ci sono i circoli locali che fanno poi le attività sia di volontariato sia un po' più strutturate in convenzione con enti pubblici e sono quelle che poi si vedono sul territorio, anche se poi magari notate che ne so, a fine settembre nei TG, nei telegiornali si parla di Puliamo il Mondo perché è organizzato da una struttura nazionale a cui poi tutti i circoli aderiscono. Questo per dirvi un pochino anche cioè cosa facciamo, come siamo. Non importa, chi non lo ricorda va bene lo stesso. Mi sembra che ci siano un sacco di no, mi fa piacere, perché dopo 4 anni avevo veramente paura di essere ripetitiva e invece, insomma, no, non sarà così. Ho comunque modificato un pochino la dinamica formativa perché prima mi basavo su una presentazione PowerPoint che è sempre stata apprezzata, ma era poco dialogica, non permetteva molto il dialogo e dai feedback poi che mi arrivavano dalle tutor mi rendevo conto che anche se la parte formativa veniva compresa, poi quando voi vi trovavate col kit in mano, diventava un po' più complesso, quindi ho deciso di fare riferimento direttamente al kit, cioè magari cominciamo con una presentazione, però poi andiamo sul kit in modo che voi possiate anche farmi delle domande dirette su quello che c'è scritto. Da 6 anni non sono più solo volontaria del Circolo di Pisa, ma sono responsabile dei formatori, delle educatrici, delle formatrici, dei formatori e degli educatori di Legambiente Toscana, quindi di tutti i circoli della Toscana. Cosa vuol dire che sono responsabile? Che provo a fare in modo che tutti coloro che si occupano di formazione per Legambiente in Toscana abbiano un certo tipo di formazione. Perché questo? Perché l'educazione ambientale è diventata qualcosa che viene percepita in vari modi. Spesso viene chiamata educazione ambientale anche il semplice laboratorio di riuso, senza nulla togliere al laboratorio di riuso, anzi, dopo vi dirò una cosa che ha molto a che fare con l'imparare facendo, quindi con l'enorme dignità di un laboratorio di riuso. Il problema è che se questo non viene inserito in un contesto teorico e in un modello di apprendimento esplicitato, soprattutto quando si fa formazione insegnanti, si rischia un po' di volare in superficie e di dire delle cose che possono essere utili, ma non si tratta di reale educazione ambientale. Legambiente ha un'associazione professionale che si chiama Legambiente Scuola e Formazione, composta da educatori, ma soprattutto da insegnanti che hanno voglia e bisogno di ampliare un po' quella parte educativa che ha a che fare con gli obiettivi 2030 ONU ormai, ma con tutte le convenzioni internazionali che hanno spinto la comunità civica internazionale a occuparsi di educazione ambientale e a farla entrare anche nel mondo scolastico della formazione istituzionale. Noi abbiamo una formazione istituzionale a partire dall'obbligo, ma andando poi avanti, basata su un criterio scientifico, su un apprendimento però per lo più di tipo trasmissivo. Siamo ancora radicati, chi più chi meno, naturalmente con le dovute differenze del caso, a un tipo di approccio
trasmissivo. Noi continuiamo a trasmettere la cultura che i nostri padri e madri ci hanno trasmesso. Quando dico qualcosa, allora a me piacciono i voli pindarici. Quando dico qualcosa che non vi torna, sia a livello di concetto, tipo questo concetto a me non torna, ossia a livello di connessione, vi prego di fermarmi. Abbiamo 5 ore, naturalmente faremo due pause almeno di 20 minuti. La prima la prevederei intorno alle 11, 11 meno 10, se vi va bene. Poi ne prevederemo una seconda insieme, però se mi fate parlare per 5 ore di seguito, voi morite io anche. Ok? No, è uno stimolo a fare in modo, cioè io in questo momento sono la formatrice, ma sto dialogando con insegnanti, penso qualcuno di voi con anche molta più esperienza di me, quindi è una relazione assolutamente tra pari, per cui non vi preoccupate. Anche nel caso in cui ci sia qualcosa che non vi torna, non solo a livello di comprensione, ma a livello di idea, nel senso che ci possono essere anche esperienze e visioni diverse, ma nel momento in cui riusciamo a comunicarcelo serenamente, in maniera complementare, non può essere altro che una crescita per tutti, anche per me. Provo a riprendere il filo. Dicevo che abbiamo un sistema ancora basato su un tipo di approccio trasmissivo della cultura. Noi però, ditemi se convenite con questa considerazione, abbiamo bisogno di, dato che il nostro modello di sviluppo non è proprio adatto alla nostra vita, a mantenere la vita sulla Terra, cioè quando parliamo di cambiamenti climatici, di estinzione, di elementi vitali quali sono acqua, aria, suolo, inquinati, dobbiamo anche accettare che abbiamo un modello di sviluppo distruttivo. La maggior parte delle culture che in questo momento dominano sulla Terra, le culture umane, hanno un approccio distruttivo nei confronti della Terra stessa. Poi ci sono tante minoranze che fanno altro, per carità, fortunatamente non è così universale la questione. Però davanti a uno stile di vita che è prevalentemente distruttivo, chi si occupa di educazione, secondo noi, secondo Legambiente e anche altre associazioni ambientaliste, ma non solo ambientaliste, molti pezzi della società civile organizzata, pensano che sia arrivato il momento di spingere di più verso un tipo di cultura. Qui cito un pedagogista che non c'è più, un sudamericano, non so se qualcuno di voi lo conosce, che si chiama Freire, ma coscientizzante. Noi non possiamo permetterci soltanto di trasmettere dei concetti, ma abbiamo un enorme bisogno di fare in modo che questi concetti, nulla, cioè io non sto assolutamente dicendo che non dobbiamo trasmettere la cultura, anzi, in parte lo sto facendo anch'io. Cito Freire, che è un pedagogista che non si è occupato di ecologia, ma si è occupato prevalentemente di diritti umani. Lui ha teorizzato quello che ha teorizzato in un contesto coloniale, Sud America, e ha teorizzato modelli di apprendimento basati sulla capacità di una cultura minoritaria di accedere in maniera critica alla cultura dominante che la stava dominando. Quindi, fatto un lavoro interessante dal punto di vista filosofico, sociologico e anche psicologico, perché cioè, essere capaci di introiettare qualcosa di culturale, esterno dalla propria, senza ammalarsi psichicamente,
Perché quando si è dominati e quando non si è coscienti che quello che ci viene insegnato è una dominazione, ci si ammala psichicamente. Ecco, lui ha parlato di coscientizzazione. Noi oggi probabilmente abbiamo bisogno di un altro tipo di coscientizzazione, cioè i ragazzi e le ragazze. Prima del Covid ce lo stavano dimostrando a gran voce, prima della fase di emergenza sanitaria, non so quanti di voi si sono trovati ad avere a che fare con queste dinamiche, però molti adolescenti hanno cominciato a tirare sulla testa, a dire se quello che mi insegnate non mi permetterà di vivere il futuro perché lo distruggerei, io chiedo che mi sia insegnato qualcos'altro. Sto parlando di Greta Thunberg, che qualcuno ha criticato anche per il suo spettro autistico, insomma, se è arrivata a dire determinate cose, lo ha fatto anche perché in qualche modo era protetta dal suo spettro, diciamo, psichico. Su questo cito due psichiatri francesi che hanno scritto un libro che si chiama L'epoca delle passioni tristi. Non li pronuncio perché non ho mai studiato francese e potrebbe essere terribile, però se voi googolate, digitate L'epoca delle passioni tristi, è un libro che si è diffuso all'inizio degli anni 2000 di denuncia rispetto a quanto ormai la malattia mentale fosse in qualche modo istituzionalizzata e connessa al fatto che non siamo più educati, preparati emozionalmente a gestire le informazioni catastrofiche che ci arrivano. Loro due fanno un esempio molto interessante di una situazione in cui in una famiglia con un bambino con uno spettro autistico abbastanza grave, ascoltano notizie sulla mucca pazza e davanti a una fetta di carne, ora ci addentriamo sulle questioni agricole, la smetto di parlare in maniera ampia e andiamo sul modulo. Però ci tengo a dirvi che come ambientalisti, ecologisti, spesso dobbiamo usare queste metafore per far capire la situazione in cui siamo, perché è molto difficile fare i conti col fatto che stiamo andando verso la catastrofe. Nel momento in cui a questa tavola composta da papà, mamma, figlio e sorella, viene ascoltata la notizia della diffusione della mucca pazza, l'unico che in maniera anche spaventata posa le posate e smette di mangiare la bistecca che aveva davanti è il ragazzo con lo spettro autistico. Ora, la probabilità era in Europa, quindi la probabilità, poi si è capito, in alcune zone dell'Europa era anche alta di trovarsi a mangiare qualcosa di contaminato. Però tutti noi, ormai, per la quantità di informazioni catastrofiche che ci arrivano, tendiamo a difenderci. È un processo anche sano. Il problema è che culturalmente questa difesa ci sta portando a fare la fine della rana nella pentola. La rana non sente se il calore aumenta. E se noi mettiamo una rana in una pentola, accendiamo il fuoco e la portiamo ad ebollizione, lei muore senza accorgercene. Purtroppo siamo tutti adulti, ce lo possiamo dire, il pianeta si sta scaldando e noi ne siamo responsabili culturalmente. Ora, dopo questa premessa un po', diciamo, a gamba tesa, che però noi riteniamo necessaria, nel senso che se vogliamo avere un approccio coscientizzante non possiamo fare finta di nulla.
Ormai la quantità di scienziati che negano il cambiamento climatico è irrisoria, non esiste praticamente più. Per cui non ci sono dubbi su quello che sta succedendo. E in più gli eventi estremi cominciano ad essere, diciamo, alla portata di tutti. Anche quello che ci è successo col coronavirus, si parla di spillover. Non so quanti di voi hanno mai sentito questo termine. Esiste anche un bel libro divulgativo su questo. Il termine spillover vuol dire salto di specie. Qui c'è stato un virus che se ne stava tranquillo in connessione con alcune specie e per tutta una serie di processi, anche difficili da ricostruire, è saltato verso un'altra specie, la nostra. I medici non sanno bene che pesci prendere perché il livello, cioè la quantità di reazioni che dà è talmente ampia che insomma stiamo avendo delle difficoltà serie a gestirlo. Perché un virus salta verso un'altra specie? Perché gli conviene. Noi siamo ormai. Dopo gli insetti, una delle specie più numerose sulla Terra. Per cui siamo molto appetibili per virus e batteri. E quindi scientificamente si può anche prevedere che andando a interferire con ecosistemi che prima erano chiusi, come le foreste, alcuni tipi di foreste, aumentando sempre più di numero, scientificamente, noi, pensando alle scienze ecologiche, purtroppo andiamo sempre più incontro a pandemie di questo tipo. Quindi, quando si parla di problema ecologico, di squilibri ecologici, è ora che si smetta di pensare soltanto alle questioni ambientali, matrici ambientali, ma stanno cominciando ad agire anche su matrici diverse. Quella sanitaria è una di queste. Quelle sociali, psicologiche si vedono meno, ma ci sono. Quelle ambientali ormai sono quelle che conosciamo meglio quando vediamo il mare inquinato, pieno di plastica o il fiume che cambia colore per vari motivi. Allora, io mi fermerei un attimo e vi chiederei se potete, se ve la sentite, di dirmi se c'è qualcosa che proprio non vi è tornato di quello che ho detto, oppure se effettivamente anche voi sentite che quello che ho detto ha a che fare con la professione dell'insegnante. E se questa cosa in qualche modo vi mette in crisi, perché io sono in crisi anche, cioè, e sono contenta ogni tanto di poter condividere con chi fa lo stesso, con chi ha la stessa, insomma, prospettiva educativa, queste questioni. Perché, per noi che produciamo cultura, in teoria, è un periodo molto complesso. Quindi non vi fate troppi problemi, esprimetevi. E io magari intanto provo a condividere la schermo. Ma certo, Roberta, che almeno io personalmente ho sempre avuto occasione, ormai da anni, ma è sempre stato così, di parlare di questi argomenti con i bambini, per tanti e tanti motivi, a parte ultimamente tutta questa sensibilizzazione nei confronti con l'educazione civica, no? Che adesso è ritornata in grande presenza, come se prima attraverso quella che veniva chiamata cittadinanza non mettessimo in atto alcune cose, insomma. È chiaro che i bambini sono molto sensibili all'argomento dell'ambiente ed è chiaro, almeno per quanto riguarda me, che abbiamo sempre affrontato questi argomenti che sono di fondamentale importanza. Ora, certo, un progetto di questo tipo ci consente di entrare nella materia in un modo più specifico,
attraverso anche il materiale che ci fornirete e l'argomento che dovremo affrontare settimanalmente, ci sarà una maggiore puntualità. Però per quanto mi riguarda, la scuola non è certo la prima volta che si occupa di queste cose, insomma, anche perché siamo sempre stati sensibili al nostro territorio, abbiamo sempre argomenti vari e spunti vari. Non so, io mi sentivo di dire questa cosa. Perciò questo corso ben venga, che ci aiuti ad organizzare meglio, ad approfondire meglio anche argomenti che abbiamo sempre di volta a volta trattato. Certo, adesso questi sono in quarta, abbiamo un dovere, diciamo, di trattarlo in maniera più specifica, più forte, più importante rispetto a quello che si può dire in prima, ma il fatto del riciclo, il fatto dell'insegnare che quello è il contenitore della carta, quello dell'organico, quell'altro della vetro, quello della plastica, cioè è tutta una cosa che ormai la scuola sono anni che si occupa di queste cose. E chiaramente l'argomento che noi affronteremo, insomma, grazie a School Food, ci permetterà di approfondire in maniera più ampia e più dettagliata quello che riguarda il territorio, l'ambiente, la produzione, l'agricoltura. Quindi avremo modo di attraversare degli argomenti proprio in modo più specifico e approfondito. Mi sentivo di dire questo. Grazie, grazie. Ora, grazie anche per lo stimolo che mi permette di dire delle cose sul metodo, però se qualcun altro vuole intervenire, volentieri. Posso dire una cosa? Buongiorno, mi chiamo Stefania Romani, sono dell'Istituto Comprensivo 3 di Grosseto. Concordo pienamente con quello che diceva la collega Caterina, ma volevo aggiungere una cosa. Dunque, la scuola ha anche una funzione educativa, oltre che didattica, che purtroppo nel tempo un pochino si è persa a favore di quella didattica, di quel voto, di quell'incasellamento in una valutazione che era anche, insomma, non sempre corrispondente a quello che era la completa panoramica del ragazzo. Quindi sicuramente questi temi vanno a recuperare quella dimensione educativa, che è molto importante nella formazione dei ragazzi in divenire. Ritengo, insomma, sì, chiaramente la didattica è alla base, ovviamente, però anche l'esempio e la funzione educativa è fondamentale. Grazie Stefania. E anche questo mi rafforza. Non ho parlato di metodo e ora lo farò. Ancora Roberta, qualcuno? avevi il microfono spento. C'è ancora qualcuno che vuole esprimere cosa pensa? Allora dico questo, quando ho parlato di necessità di andare oltre l'approccio trasmissivo, forse ho usato una modalità, cioè mi sono espressa in maniera un po' più lontana da come poi una persona non credo di avere. Fortunatamente siamo a distanza, perché ho questa tosse che è abbastanza inquietante in questo momento storico. Allora, ho parlato di cultura trasmissiva e da una parte e coscientizzazione dall'altra. Ecco, quando Stefania ha parlato di funzione educativa da una parte e funzione didattica dall'altra, ecco, era proprio questo a cui mi riferivo. Necessaria la funzione didattica, però se non è inserita in un contesto reale educativo, io risento la mia voce, anche voi. Forse c'è qualcuno che ha il microfono acceso. Ok, ora va meglio. Quindi questa enorme differenza tra
Scusate, ero io, sono riuscita a collegarmi finalmente dal PC. Disattivo subito Ah, l'audio. ok, benvenuta, bene. Quindi no, l'obiettivo di questo kit, diciamo, per la parte agricoltura che mi compete, è quella di fornirvi dei concetti per permettere ai ragazzi di scindere tra agricoltura buona e agricoltura cattiva, semplificando molto, ma soprattutto è quella di, cioè, quello che ho sempre provato e a volte, insomma, mi è riuscito meglio, a volte meno, perché su questo è tutto un po' più sperimentale, è fare in modo che attraverso, il passaggio di questi concetti venisse riattivata quella funzione educativa intorno a temi come l'alimentazione e il procurarsi il cibo. Come fare questo? Quando ho parlato, ecco, di coscientizzazione, ho citato Freire. Prima di cominciare con le slide, vi leggerei anche un passaggio di Danilo Dolci, che non so se qualcuno di voi ha mai incontrato nella sua vita. La differenza che, per quello che io ho studiato, permette di passare da un approccio solo didattico a un approccio anche educativo è il metodo. Perché noi non abbiamo solo bisogno di analizzare gli elementi di un contesto, ma abbiamo bisogno di vedere la qualità delle relazioni che tengono insieme gli elementi di quel contesto. Quando si studia qualunque cosa, possiamo farlo tramite un approccio analitico, oppure tramite un approccio ecologico. L'ecologia non fa altro che studiare le relazioni che stanno tra quegli elementi, cioè anzi la qualità di quelle relazioni. Possono essere competitive e collaborative insieme, competitive dentro un approccio più ampio collaborativo, e questo determina poi la forma delle cose, la forma di tutto. Quindi, bene che la scuola ormai abbia in sé l'educazione alla corretta differenziazione dei rifiuti, ma, e questo probabilmente lo fate già, però ci tengo a dirlo, l'educazione alla corretta differenziazione dei rifiuti non può prescindere dalla domanda: perché produco tutti questi rifiuti? Da dove vengono le materie prime che diventano rifiuti? In quanto tempo una materia prima diventa rifiuto? Cos'era quella materia prima? Stava in relazione con altri esseri viventi quella materia prima? Era acqua? Serviva a qualcuno? Ecco, questo permette un lavoro educativo. Dico un'altra cosa rispetto al metodo, dato che molti di voi non hanno partecipato agli altri anni. Io a un certo punto c'è un modulo in cui chiedo di fare una cosa molto complicata a scuola, che è un lombricaio. Il primo anno, che tendenzialmente succede questo, il primo anno che gli insegnanti si trovano davanti a questa richiesta, abdicano. Dicono: no, vabbè, lasciamo perdere, perché insomma il verme fa schifo, la terra si sporca, no? Prendere, fare un lombricaio, insomma. Poi però si rendono conto, perché magari si ritrovano la formazione l'anno dopo, che tutto quello che viene dopo, se prescinde da quell'esperienza, non verrà introiettata. Perché a quell'età capire che il suolo è un sistema vivente, se viene trasmesso soltanto a livello teorico, non funziona. Perché l'esperienza è necessaria. Se vogliamo avere un approccio educativo ecologico e non trasmissivo. Cioè,
chi apprende, compresi noi, perché guardare un lombricaio può essere fonte di apprendimento anche per l'insegnante continuamente, per me continuamente, perché poi i fenomeni fisici, chimici, biologici, quando li si osserva per un tempo lungo, ci danno delle risposte anche più ampie di quelle che sembravano. Quindi grazie anche per questi stimoli. Io, dato che l'introduzione è durata fin troppo, provo a condividere lo schermo. Scusate, non sono proprio un genio da questo punto di vista. Allora, condivido il mio desktop, così prima vi vedrete tutte voi. Ok, dovreste... Allora, io ora non vedo più voi, o meglio, se tiro su vi vedo. Ditemi se qualcuno può accendere il microfono. No, avendo tirato sullo schermo non vediamo più la presentazione. Però così vedete la presentazione. Adesso sì, perfetto. Ora sì. Perfetto. La lascio in questa modalità per comodità. Va bene, io la vedo tranquillamente. Sono le citazioni, la vedete tutti, tutte. Mi piacciono le citazioni. E qui cito Gandhi, che ha detto che dimenticare come zappare la terra e curare il terreno significa dimenticare se stessi. È abbastanza forte come citazione. Va contro, tra l'altro, un leitmotiv che io stessa ho sentito da bambina, quando una persona non sembrava troppo portata per un approccio analitico. Per un approccio insomma capace di astrarre, teorico, spesso negli anni 80 andava di moda a dire che questa persona erano braccia tolte all'agricoltura. Ecco, noi abbiamo proprio oggi bisogno di ribaltare questo modo di vedere, anche perché il modo in cui funziona la terra, il suolo, e il modo in cui funzioniamo noi, il nostro metabolismo, sono molto simili. Quindi abbiamo bisogno di mettere tutta la nostra capacità di astrazione e tutta la nostra capacità etica quando produciamo cibo. Qui ho messo un'altra frase. Che vi lascio qui un minutino e vi chiedo di leggervi anche a bassa voce, e nel caso in cui qualcuno voglia dire qualcosa, io vi do, ora sono le 10:30, mi lascio fino alle 10:32 e se qualcuno vuole fare un commento accenda il microfono e commenti. Alle 10:32 io comincio, vado avanti.
Se non, questo ha a che fare molto con l'approccio cooperativo, che sta un po' alla base di tutto quello che diremo. Allora, entriamo un pochino nel merito di quello che sono poi dei moduli. Io ho un raffreddore galoppante e sono abbastanza debolina, non è proprio la mia giornata, una giornata fantastica, quindi abbiate pietà se ogni tanto ho dei momenti un po' di cedimento. Allora, il primo modulo si chiama cicli produttivi. I concetti su cui ruota riguardano la provenienza del cibo e il concetto di filiera. L'obiettivo del modulo è creare, dato che è il primo modulo, è creare una connessione tra il tema di tutto lo strand e il proprio vissuto quotidiano. Le parole chiave sono la percezione della provenienza del cibo, la filiera lunga o corta, semplice o complessa. L'attività sostanzialmente consiste nella ricostruzione dei passaggi produttivi degli ingredienti che compongono una torta di mele. Allora, io insomma mi sono basata su una torta di mele, ma potete usare quello che più vi aggrada, nel senso che anche la pizza è adattissima, piuttosto che altro. La torta di mele, insomma, l'ho trovata adatta perché ha ingredienti che vengono da filiera vegetale, ingredienti che vengono da filiera animale, ingredienti che hanno bisogno di pochi passaggi produttivi e ingredienti che hanno bisogno invece di molti passaggi produttivi. Qui ci sono gli ingredienti principali della torta. Voi tra gli allegati non avrete tutti gli ingredienti, cioè voi avete nel kit che magari vi faccio vedere. Voi no, non so se avete già avuto modo di vedere il kit. No? Oppure no. Quello che sto sfogliando? No. Ok, quindi quello no, che hanno detto che è visibile dal 15. Dal 15 lo manderanno. Va bene così. Allora, voi avrete davanti un file di questo tipo, dove ci sono delle nozioni essenziali per il docente, che spiegano un po' quello che io ora vi sto dicendo, ma in maniera un po' più organizzata. Vedete, ci sono dei termini importanti che vengono evidenziati, e sostanzialmente quello che sta in mezzo è la spiegazione di quello che non è fatto in maniera schematica, più discorsiva, ma attraverso l'evidenziazione del termine. Poi, insomma, i concetti fondamentali sono quelli che vedete in eretto. Poi vi vengono dati, viene detta qual è la metodologia, vi vengono detti quali sono gli strumenti. Ci sono due allegati che sono due immagini, che sono quelle che la torta di mele sostanzialmente, e poi c'è una parte di apertura che vi dà altre informazioni che vi serviranno poi per parlare con i bambini in maniera un po' per portare questi temi in maniera dialogica, e poi avrete a che fare con l'attività, cioè il laboratorio, che è diviso in questo caso in tre fasi, e che sostanzialmente in questo caso cosa vi si chiede di fare? Vi si chiede di chiedere ai bimbi di intercettare quali sono prima di tutto gli ingredienti che compongono una torta di mele,
e a quel punto di provare a costruire insieme quello che sta dietro a tutti questi ingredienti. Per cui viene consigliato di usare una lavagna multimediale, ma anche un grande cartellone, mettendo al centro la torta e in maniera a raggiera tutti gli ingredienti, in modo che ogni ingrediente possa avere uno spazio dietro per ricostruire la sua filiera. E tramite un approccio dialogico, chiedendo una sorta di brainstorming, ci saranno bambini che saranno più in grado di esporre da dove vengono le mele, bambini magari che hanno le galline in casa e viene più facile raccontare come, da dove vengono le uova, magari sulla farina andrà fatto qualche passaggio in più, dovrete intervenire voi. Però il punto è arrivare poi a costruire una sorta di albero o di sole, cioè dipende poi da dove posizionate la torta, che faccia capire qual è il percorso di ogni ingrediente. Ognuno di quei percorsi è una filiera, per cui tramite questa attività poi potrete astrarre il fatto che ci sono filiere corte, filiere lunghe come quella dello zucchero, filiere più complesse come quella del burro, perché ha bisogno di alcuni passaggi industriali, o se non industriali comunque ha bisogno di passaggi produttivi. La mela, anche se dovesse viaggiare molto, più che un lavaggio non subisce, mentre la farina subisce molti più passaggi, per non parlare del burro. Quindi qui ho messo due immagini che spiegano più o meno, fanno vedere insomma cosa vuol dire filiera corta e cosa vuol dire filiera lunga. E poi qui c'è un'immagine che parla di biodiversità agricola. Perché? Perché nel modulo poi di approfondimento, allora in questo modulo loro in qualche modo volevo dire una cosa, posso? Sì, certo. Queste immagini, come, perché noi non è il primo anno, sia per me sia per altre colleghe, ma queste immagini che ci sono, che adesso stiamo vedendo, le troviamo come sempre nel kit, negli allegati, vero? Perché l'organizzazione, sì, sono già diversi anni che lo facciamo. Voi avete il kit e gli allegati. Sì, sì, lo so. Però dicevo, queste, sì, che stiamo vedendo in questo momento fa parte del kit, quindi lo troviamo negli allegati. Che devo la conferire. Torta sì, la filiera lunga e corta anche. Ho capito. Va in bene. Realtà quella della biodiversità agricola non ve l'ho messa. Ah. Però se voi scrivete... Io volevo raccontare un aneddoto. Volevo raccontare, sì, un aneddoto. L'anno scorso abbiamo fatto un lavoro simile sulla filiera lunga e corta, e come esempio di filiera corta facemmo in classe quello dei pomodori Petti, la cui fabbrica è a Venturina. E due giorni dopo è scoppiato lo scandalo Petti, che i pomodori venivano non si sa da dove, quindi abbiamo fatto una figuraccia, vabbè. Allora, no, guarda. Ha il microfono spento, non la sentiamo. Ok, scusate. Non avete fatto una figuraccia. In che senso? La scuola non può permettersi, secondo me, di basarsi su una performance, no? Dobbiamo fare di più. Cioè, voi avete preso un'azienda locale, che però non è un'azienda agricola, è un'azienda di trasformazione, Petti. Che si fregiava di usare prodotti locali. Il sistema economico però purtroppo è fatto in modo per cui se a livello locale non hai abbastanza produzione agricola, vai fuori a prendertela.
perché devi vendere? In Cina. Oppure perché i pomodori fatti in Italia costano di più. C'è un bellissimo libro, forse però è per adolescenti, su purtroppo lo sfruttamento nei campi di pomodori connessi alla raccolta non solo dei pomodori ma anche della frutta in Italia e altrove. Anche far capire, cioè usare questo, quello che è successo per far capire che a volte pagare un po' di più significa tutelare chi produce, perché magari un'azienda va a prendere un pomodoro coltivato e raccolto in Cina e reso poltiglia e caricato su container, perché il costo della mano d'opera è molto più basso, perché le leggi sulla l'igiene non sono così stringenti, perché le leggi sugli sversamenti, perché qualunque produzione anche industriale, anche connessa all'agroalimentare, produce degli elementi inquinanti. Per cui è chiaro che in uno stato dove vige la tutela della manodopera, il lavoratore deve essere pagato una certa cifra, l'azienda non può sversare in maniera illegale e deve seguire dei protocolli di igiene, quel prodotto rischia di costare di più. Quindi in realtà quando succedono queste cose, a mio parere devono essere usate per indagare il problema. Perché è successo questo? Perché Petty ha fatto questo? Mai, cioè, l'educazione ambientale va per analisi di problemi, anche se questi ci in qualche modo un po' scandalizzano, il re diventa nudo a quel punto, però è quello che permette la comprensione della realtà e la capacità di avere un approccio critico, anche perché la realtà è talmente complessa a questo punto che è sempre più difficile dividere tra buoni e cattivi, bianco e nero. Non è assolutamente scontato. A me è capitato, facevo parte di un GAP, di un gruppo di acquisto solidale, non so se qualcuno si è mai imbattuto, e veramente la frangia più estrema del consumo critico, cioè i gruppi di acquisti solidali nascono dai social forum del 2001, nascono per rimettere a contatto tramite una filiera cortissima il produttore e il consumatore. Quindi avevamo i contadini che tramite un'adesione anche proprio etica, politica, a questo tipo di approccio ci fornivano solo le verdure di stagione solo quando le avevano, e quindi finiva che d'inverno mangiavi solo cavoli. Quindi nonostante questo è successo che uno di queste persone a un certo punto ci ha portato delle patate che aveva comprato addirittura, credo, al supermercato e venivano dall'Egitto. Non mi ricordo come ce ne siamo accorti. Lì non è stato condannato questa persona, gli è stato chiesto perché, e lui ha spiegato le difficoltà che aveva rispetto alla coltivazione delle patate in quella fase, di quella stagione, che era fine dell'inverno, e mi ricordo, cioè sono passati parecchi anni, però quello che è successo è stato tentare di risolvere il suo problema, non condannarlo. Quindi questa digressione per dirvi che appunto a volte c'è bisogno anche di stare nel problema. Perché Petty ha agito così? Solo per guadagnare? Solo per far guadagnare chi la dirige, o perché altrimenti avrebbe perso la possibilità di vendere pomodoro e avrebbe dovuto licenziare delle persone. Insomma, stiamo anche sempre nella complessità delle cose.
Il modulo di approfondimento invece praticamente chiede ai bimbi di osservare cosa viene coltivato e allevato intorno ai luoghi che questi bimbi frequentano per una settimana. Cioè, i moduli sono fatti che il primo modulo dovrebbe occupare un'ora in una settimana e il modulo dopo, successivo, quindi in questo caso di approfondimento del primo, occuperebbe un'ora nella settimana successiva. In mezzo, a volte viene chiesto di fare un'attività tendenzialmente leggera e, o di osservazione o di intervista, insomma, ma di esercizio. Quindi viene chiesto di osservare e di portare quello che loro hanno visto. Voi vivete in tre province che fortunatamente hanno un livello ancora di agricoltura abbastanza alto. Nel caso in cui foste in ambito urbano, prevalentemente urbano, innanzitutto si può chiedere di osservare anche durante le casuali gite fuori porta che durante quella settimana i bimbi si trovano a fare. Se ciò non succedesse, allora credo di aver messo qualcosa di tipo un'ancora di salvataggio, perché l'obiettivo poi è quello di costruire un menù con soltanto quello che viene coltivato nei propri luoghi di appartenenza. Ah, nel modulo di base e il modulo di approfondimento hanno la stessa parte teorica iniziale, quindi un po' più lunga perché è uguale per entrambi. Mi scusi, volevo dire una cosa. Sì, certo. Si dice un'ora, ma non è mai un'ora, perché comunque ci sono gli interventi dei bambini e quindi l'organizzazione, quando si dice di un'ora, è relativo, molto relativo. Perché no, è vero. Non, noi è ogni vero, volta che lo facciamo non si riesce mai in un'ora precisa a concludere l'attività. Per questo infatti si era anche detto che forse tanti moduli, insomma, sono anche abbastanza impegnativi per questo. È verissimo, il mio consiglio è insomma di al massimo tralasciare gli ultimi moduli, ma non tagliare corto, cioè permettere sempre ai bambini di esprimersi, di arrivarci da soli, insomma. Sì, sì, sono d'accordo, è meglio approfondirne meno, cioè meglio farne meno ma approfonditi, dare la possibilità ai bambini di esprimersi e di partecipare attivamente, sono d'accordo, infatti. Ora, rispetto all'inizio, già, cioè avere il modulo base di approfondimento in teoria dovrebbe aiutarvi, perché addirittura c'è stata all'inizio, 4 anni fa, spesso, non in tutti i casi, ma il modulo di base di approfondimento stavano tutti nella stessa ora. Io spesso li ho solo separati. Però, insomma, mi direte poi... Ah, io prima di finire lascio il mio indirizzo email e mi piacerebbe che, se vi capita, se avete tempo, di ricevere qualche feedback sulla validità, la capacità poi di interagire anche con i bimbi. Quindi questa cosa del menù in effetti io non ho messo, mi sta venendo in mente adesso, io non ho messo un'ancora di salvataggio, nel senso che se nessun, è molto improbabile, non è mai successo credo, però se nessun bambino ha osservato nessun cibo intorno al suo contesto, a questo punto quello che potete fare è provare a proiettare dei paesaggi agricoli tipici del vostro contesto.
e qui magari posso provare a fare una ricerca io, ma insomma basta googolare prodotti agricoli e provincia, cioè spesso magari trovate il prodotto di per sé, però magari riuscite a trovare anche, spulciando meglio le immagini, riuscite a trovare anche proprio la campagna con un'agricoltura, cioè qualcosa che cresce, insomma, non solo il prodotto staccato dal contesto. Però è molto in più improbabile che su 20-25 bambini nessuno intercetti qualcosa di coltivato, di allevato. A Milano potrebbe essere più probabile in centro, ma nel vostro caso è molto difficile. Poi nella bibliografia avete sempre vari link che possono aiutarvi, per cui anche in quel senso andate a vedervi la bibliografia e riuscite a trovare qualcosa. Perché questa attività? Ai bambini viene chiesto di fare un menù con solo quello che vedono. Questo è molto lontano dalla loro abitudine, perché effettivamente anche se siete in un territorio agricolo, l'abitudine fondamentale è quella di comunque andare al supermercato. Difficilmente noi facciamo un pranzo solo con il paesaggio che abbiamo intorno. Quindi il fatto di mettersi nell'ottica di dover costruire un menù andando solo a spigliare corte, insomma, è qualcosa che fa porre delle domande. Se qualcosa non è di stagione non la posso mangiare, se qualcosa è stata importata anche solo da un'altra parte dell'Italia io non la posso mangiare. La Nutella viene, insomma, non viene prodotta qui, anche se è qualcosa che fa parte, ora non del pranzo, ma è normale poter accedere alla Nutella. Quindi è un po' un lavoro fatto per problematizzare il concetto di filiera lunga e filiera corta, partendo da quello che sta intorno ai bimbi stessi. Allora, il secondo non la sento più, non si sente. Non mi sentite sempre? No, ora. C'è stata un'interruzione. Ora sì. Adesso sì. Ok, mi sta chiamando. Senta, mi scusi Roberta, ma se facessimo quella famosa pausa? Sì, volevo, avete ragione, sono andata un po' lunga, ma vi faccio, no va bene, facciamo la pausa. No, perché finisca il concerto. Grazie. Siamo alla no, grazie a voi, non vi preoccupate. Produzione agricola, il modello agroecologico. Allora, il focus concettuale, cominciamo un po', cioè, allora, i primi due moduli sono un po' per agganciare gli studenti, no? Si parla quasi più di alimentazione che di agricoltura, perché entrare subito nel merito dell'agricoltura risulta un po' distratto, è un metodo produttivo, loro non hanno a che fare in maniera diretta con questa prassi, però hanno in realtà a che fare quotidianamente con l'agricoltura perché mangiano. Quindi creare questo ponte concettuale ci serve per fare in modo che ci sia un aggancio con la loro biografia, con quello che vivono in maniera quotidiana, in modo che appunto si faccia educazione e non solo didattica. Quindi noi abbiamo il focus concettuale sarà sull'osservazione degli elementi fondamentali per un agroecosistema. Cosa vuol dire?
ora entriamo meglio nel merito. L'obiettivo è, e credo sia quello che c'è di fondamentale per tutti gli strand, cioè per tutti i moduli, comprendere quali sono i fattori che rendono un terreno fertile. Questo obiettivo è fondamentale per capire tutto quello che si dice dopo e per fare in modo che quando gli spieghiamo poi qual è l'agricoltura sostenibile, qual è l'agricoltura intensiva, non sia un indottrinamento, non sia una linea di demarcazione bene male. Ma io leggo che ci sono delle persone nella sala d'attesa, è possibile? Per fare in modo provando che... sto provando a entrare con il, ero sul cellulare, ora volevo entrare sul tablet, se mi fa entrare. Okay. Perché sono finora seguito dal cellulare e ora ora le rimetto, la rimetto, aspetta un attimo. Quindi il processo che sta dietro al mantenimento della fertilità di un suolo è quello che di più fondamentale è al centro di tutto lo strand. Le parole chiave sono suolo, catena alimentare del detrito, che è diversa dalla catena alimentare a cui siamo, su cui siamo abituati a ragionare. Funghi, batteri, lombrichi, che non sono elementi secondari assolutamente, energia, materia e produttività. Vedete che ci sono parole chiave, le parole chiave sono tante, sono varie, insomma questo è un po' il modulo centrale. L'attività invece è molto pratica. Si tratta di manipolare con le mani proprio diversi tipi di terreno e di costruire un lombricaio. Vi voglio far vedere questa piccola immagine che c'è qui. Vediamo se ingrandendo riesco a farvela vedere bene. La vedete? Sì. Sì, sì, abbastanza bene. È un po'... Allora, noi ci focalizziamo molto quando lavoriamo in ambito delle scienze, insomma scienze naturali, su questa parte, la parte che sto... Voi vedete anche il mio mouse? Che si muove? No? Sì. Ok. Sì. Su questa parte di qua, pochissimo sulla parte che sta a destra. Questo per due motivi. Uno perché è quella meno visibile in generale, perché spesso sta sottoterra o sotto la superficie della terra. Due perché quella, il cerchio è stato chiuso nell'ultimo secolo. Cioè l'importanza degli elementi decompositori è stato compreso a livello scientifico recentemente rispetto a quello che è stato compreso rispetto alla parte sinistra di questa mappa concettuale. Ma è importantissimo il passaggio dalla materia organica a quella inorganica. E pochi sanno perché, ma le piante si nutrono di materia inorganica. Quindi se non c'è nessuno, se non c'è niente che trasforma la materia organica che normalmente finisce nel terreno, le foglie, i rami secchi, gli animali morti, in materia inorganica, le piante non hanno accesso al loro cibo. Quindi questo concetto è abbastanza fondamentale per capire come funziona il suolo in quanto ecosistema. Allora, intanto, ogni tanto
il mio computer decide che non riesco ad andare giù. Oddio. No, non lo fare adesso. Bravo. Ha una certa età questo computer, però tendenzialmente funziona bene, a parte dei momenti in cui decide che ci pensa su. Allora, intanto, insomma, vi anticipo, ok, ce l'ha fatta, che la prima attività, l'attività del modulo di base, è un'attività per conoscere il terreno. Noi abbiamo detto che tutto quello che facciamo ha a che fare con le relazioni, no? Quindi spesso si parla di agricoltura e si parla delle piante e basta, cioè le piante hanno una loro dinamica, in un certo modo producono certi prodotti, ma non si dice mai che ci sono piante che possono crescere in alcuni terreni e piante che possono crescere in altri terreni. Non tutti i terreni sono adatti a tutti i tipi di piante. Il terreno è uno degli elementi che, insieme al clima, influenza maggiormente poi la possibilità di crescere. Ora, tendenzialmente un terreno è composto da argilla, limo e sabbia, anche ghiaia volendo, quando la sabbia è più spessa. Se noi mettiamo in un barattolo del terreno e lo agitiamo, in teoria questi elementi dovrebbero stratificarsi in maniera diversa. Ora, come attività ai bimbi viene chiesto proprio di sporcarsi un pochino le mani. Come e perché? Allora, scusa, posso fare un... Sostanzialmente viene chiesto, certo. No, non trovo il cosino per la manina, quindi scusa l'interruzione. No, non ti preoccupare, assolutamente. Allora, mi sorge un dubbio, l'attività è molto carina, e, per carità, nulla contrario, però ora siamo in un periodo storico abbastanza particolare. Per fare questo tipo di attività, secondo me, come si potrebbe risolvere? Perché non so se sia fattibile o meno col Covid, una questione di igiene. Perché l'attività è carina, però penso che al momento sia un po' complicato fare questo tipo di attività laboratoriale. Ma magari usando contenitori usa e getta e farla in singolo invece che di gruppo. Certo, ognuno il suo pezzettino. Quindi aumentiamo i tempi. Sì. Allora, e anche la logistica di vedere se lo permette o meno, perché cioè pure questi contenitori, la stratificazione devono rimanere. Io ne ho 26, sono 26 con te, cioè no, non è semplice. No, perché stavo dicendo che è semplice, Però no, magari al momento no, cioè io penso che questa, almeno penso, sia un po' complicata farla in questo periodo storico, ecco. Come attività è carinissima, allora, io vi direi questo. Io vi direi che l'attività del barattolo forse può essere fatta dall'insegnante e basta, i ragazzi possono osservare. Ecco, già anche solo osservata, cioè si vede la stratificazione, magari ci mettete un po' più di impegno voi e l'osservazione basta. Mentre l'attività sui diversi strati e la manipolazione,
quella, poverini, se loro non la fanno, o la fa anche lì solo l'insegnante, ma non funziona secondo me. Capito, perché quello poi loro le cose, comunque siamo in un'età che loro comunque le devono vivere, toccare, abbiamo ancora. Ma in generale, anche da adulti, è così. Figure. Oppure, altrimenti. La facciamo noi a scuola e ognuno di loro a casa in singolo la ripete, portando. Magari potreste sì, chiedere di fare questo lavoro perché Magari sì, a è un po' casa forse discriminante a questa, casa. questo è un po' discriminante perché poi qualcuno la fa e qualcun altro no. Brava, Quindi chi la fa vero, vero. verrà a Col fatto scuola con racconti da fare, chi non la fa sta lì e subisce un ennesimo Brava, danno. anche perché i Che non genitori dice che d'oggi il a tempo per i propri figli ne hanno poco. scuola lo sporco fa paura per tanti, anche questo è un altro fattore. Io Sì, ripeto. la terra per molti è il male. Lo so. No, io vi consiglio di. Oh, è veramente faticoso. Sì, Allora, ci sono dei scusate, video. però se, visto che la Si può classe fare? funziona come buca, se ci disinfettiamo le mani prima, io non lo vedo questo problema. Io Ma no, tocchi anche la io terra francamente dopo. no. Io vi dico anche la verità, quest'inverno noi siamo usciti tutto l'inverno perché lo sapete, insomma, ci consigliavano di stare molto all'aperto, quindi fortunatamente la scuola ha un giardino abbastanza vasto, per cui ognuno si era ritagliato la propria zona e lì si stava. E loro, un gruppo dei miei alunni, questa manipolazione l'ha fatta, cioè loro hanno costruito col fango tutto l'anno quasi. Quindi questo discorso a Vabbè, bisogna distanza, con le vedere. mascherine, con tutte le. Per cui insomma, ecco. Ci sono delle regole ben precise, insomma, da rispettare a scuola. E tra queste è proprio un'attività insomma, devono, diciamo, fare lavori puliti, No, virgolette. ascolta, scusa, secondo me si potrebbe salvaguardare l'attività di ricerca da parte dei bambini, dando il compito non di ripetere. Che è un po' frustrante, ma di cercare queste diverse tipi di terra, diciamo, e portarli a scuola. Poi sulla cattedra l'insegnante ne utilizzerà due, tre al massimo, lì i bambini guardano e basta, oppure fuori all'aperto, insomma, quello ci organizziamo. Cioè è meglio fare poco e bene, con tutte le accortezze, sanificazioni, usare guanti, lattice, che ne so, No, Io ho certo. usato i guanti quest'inverno, ho usato tanto i guanti. Oppure attingere anche proprio dalla loro esperienza, perché tanto ognuno di loro Lo prima o so, però poi. la manipolazione, se si può salvaguardare, ripeto, con tutte No, ma questo le. sicuramente. Bisogna programmare molto per queste cose, cioè confrontarsi tra insegnanti e decidere come realizzare poco e bene in sicurezza. Sì, Posso condivido, dare Anna una Maria. testimonianza? 3 anni fa, sempre con School Food, lo stesso lavoro, siccome avevo una terza abbastanza agitata, quindi era impensabile farla al gruppo, chiese ai bambini di portare qualsiasi tipo di terreno trovassero in un piccolo sacchettino e un bicchiere di plastica. Perché era impensabile farlo a gruppo, era una classe veramente agitata, quindi ognuno aveva il suo bicchiere di plastica trasparente con questo sacchettino di terra che aveva trovato. Alla lavagna ho fatto una tabella con le varie, insomma, caratteristiche del terreno, tipo al tatto, all'olfatto. Quindi ognuno che aveva questo tipo di terreno descriveva. Nessuno toccava il bicchiere dell'altro e magari si scambiavano le informazioni. Potrebbe essere magari fattibile ora in caso Covid. Allora, Sì, che era poi quello che in realtà avevo detto. è un modo di lavorare in gruppo, ma individualmente come ci viene Esatto. chiesto dalle regole Covid. È Cioè io alla quello il lavagna. problema. Alla lavagna facevo questa tabella e segnalavo le caratteristiche che ogni bambino mi raccontava o le sensazioni che provava con questo tipo di terreno era,
Quindi la manipolazione è singola, però poi i risultati si raccolgono nel gruppo. Esatto. Sì. Vabbè, vediamo. Perfetto. Va bene. Sì, magari vi richiede un po' più di tempo, ma neanche troppo. È quello, è una questione anche di tempi, perché come diceva prima l'altra collega, in un'ora è complicato, insomma. Ma io credo che tutto, comunque gli argomenti di School Food, sia impensabile farla una sola docente, ma debba essere tipo collaborativo, anche tipo comincio io, finisci te, perché altrimenti pensare di farlo in una sola ora, no, non ci si fa. Magari riprendendo anche gli argomenti della classe, uno cerca di inserire poi l'argomento di School Food. Guarda, io ti parlo, l'anno scorso abbiamo avuto, cioè io e la mia collega si è lavorato insieme e ci è voluto, nonostante la collaborazione attiva, ci è voluto abbastanza tempo. Capito? Perché comunque i bambini hanno bisogno. Dal numero totale della classe dei bambini. Infatti, per esempio, noi ne abbiamo 26, non è poco, Quindi. Però scusate, sì. Povera te con 26. Cara. No, intanto si fa, problema... si fa. Dicevo, la scuola è sicuramente, sulla scuola piovono migliaia di richieste, di adempimenti da svolgere, però una buona, sfruttare bene il momento della programmazione, dividendosi dei compiti, ha, secondo me, come la collega credo abbia testimoniato, abbia come ricaduta positiva il fatto che i bambini, essendo tutti coinvolti uno per uno, questo fa sì che si abbassi il clima di tensione che c'è in classe, cioè la classe secondo me diventa anche un po' più tranquilla se ogni bambino ha il suo pezzettino di terra da manipolare, ok? Cioè sembra un gran lavoro, però alla fine consente di lavorare bene, è una cosa, cioè, piacevole. Io ripeto, ho delle titubanze per una questione di igienizzazione, per una questione logistica, fare questo tipo di attività, io sinceramente anche con i guanti, comunque ne sono tanti e si sporca e ripeto, nell'epoca del Covid questa attività mi sembra un pochino più complicata, insomma il mio pensiero, nonostante ognuno di noi può gestirla ovviamente avendo libertà di insegnamento, puoi gestirla come ti pare, però stiamo parlando di terra che sporca, insomma, e in classe non si può fare, e fuori bisogna vedere come organizzare gli spazi, la terra va sopra il grembiule, e, insomma, noi facciamo un tempo pieno, loro mangiano a scuola, cioè si possono pure lavare mani, avere i guanti, però non lo so, via, questa attività mi lascia un pochino qualche dubbio. Allora, Roberta, io... Sì, no, io capisco, dico solo questo. La terra va via lavandosi le mani. Se va sul grembiule, i bambini mangiano... Se va sul grembiule, il grembiule poi viene lavato. E se non si ha vabbè. Vediamo se... Vabbè, però scusate, ma anche quando facevamo attività di pittura, di che cosa, sti genitori, mamma mia, qualcosa fateli lavarmi i grembiuli, e che diamine! No, ma non è La tempera sporca molto più della terra. Caterina. Il problema... La tempera è molto più tossica di un pezzettino di sabbia. Ma poi, scusate, quando il genitore è abusato... usato sabbia tutti quanti... Non lo so, quando io nel senso che uno presenta il progetto nel primo interclasse e dice guarda, ci sono delle attività in cui può darsi che i bambini tornino con perché ci sono delle manipolazioni da fare, basta, cioè nel senso sia questo il problema, infatti se no davvero ragazzi qui quello è colpa di no, anche secondo me no, le mie colleghe no, appunto, anche secondo me se arrivano a casa sporchi e le laveranno, no, ma non è allora, scusatemi, stiamo uscendo fuori argomento, non è la questione se arrivano a casa sporchi le laveranno, la questione sono le regole Covid da seguire in classe.
classe, a scuola, il regolamento dell'istituto che non ti permette di fare determinate attività laboratoriali. Capito? Il problema è solo quello. Ma vabbè, le attività laboratoriali, sporchi di terra, sporchi di terra anche noi. Cioè, il problema non c'è. Okay. Il problema è che nell'epoca attuale determinate cose nemmeno la scuola a livello di istituto te lo permette. Scusa. Posso dire una cosa? Non mi sono permessa mai di dire niente. Un attimo, ho una domanda per l'ultimo insegnante che stava parlando. Il regolamento Covid, lo chiedo perché non lo so, prevede che un bambino in maniera autonoma non possa manipolare un oggetto che si porta da casa e nessun altro tocca? Perché questo non mi sembra che sia previsto. Poi che l'effetto collaterale no, questo no, ma non stiamo parlando di oggetto, stiamo parlando di terra che sporca, capito? Di igiene. Ma quindi allora, no, allora il problema è che Roberta, la terra sporca? Roberta, semmai credo di intuire che ci sia anche un problema, come succede in tante scuole, di interferenza da parte del personale ATA, gli addetti alla pulizia. Io credo che forse lei voglia dire anche questo qui, cioè si lamentano perché già hanno da igienizzare, dricche, tracche, quindi ora anche la terra, non lo so se voleva intendere anche questo. No, a me risulta che il contagio avvenga via droplet, non avvenga aereo. Via terra, cioè nel senso via aereo, esatto. Quando i bambini sono distanziati, con la mascherina, con i guanti, dopo ci si igienizza, non credo che ci siano problemi, all'aperto magari. Beh, apriamo una parentesi un pochino, perché qui sti contagi non ci hanno capito niente neanche loro, quindi... Vabbè, ora andiamo oltre. Ecco. Allora io vi dico, voglio dire, per tagliare la testa al toro, io credo che ognuno, fortunatamente avete libertà di insegnamento e poi in ogni struttura ognuno ha il personale che ha e sa come comportarsi, ha il dirigente che ha e sa come comportarsi. Dico solo questo: fare un modulo che parli di agricoltura tralasciando e avendo paura di quello che fa la terra vanifica tutto il modulo, perché la terra sta alla base di qualunque ragionamento sui processi agricoli. È un sacrificio, mi rendo conto che è questo. E io la premessa che ho fatto all'inizio non era una premessa teorica, era una premessa perché sapevo già che mi sarei trovata davanti a questo tipo di argomentazioni. Dopodiché ognuno ne fa quello che può fare in base ai propri strumenti e agli strumenti che quella scuola gli dà. Però ci deve essere anche un minimo di volontà, secondo me, nel tentare. Dopodiché poi possiamo anche appiattirci dietro alle richieste di un personale ATA molto esigente, dietro genitori che hanno paura del fango. Possiamo fare tutto, capito? Il regolamento scolastico non vieta la manipolazione di prodotti, fosse pongo, fosse terra, fosse tempera, fosse pasta di mais, non è vietata dal regolamento scolastico se viene fatta in maniera singola. Vediamo, su questo noi lo sappiamo perché ci relazioniamo su attività laboratoriali quotidianamente e almeno fino all'anno scorso non era vietato. Se quest'anno la nuova disposizione lo vieta, è bene saperlo, però fino all'anno scorso la manipolazione singola non era vietata. Quest'anno, quanto mi risulta, non c'è più nemmeno il distanziamento. No, dove, ti risulta male. Abbiamo dove, avuto dove il collegio. Non ci sono le condizioni, il distanziamento è allentato. Però, vabbè comunque sì, poi... Siate anche no, alla primaria, non essendo vaccinati, devono sempre mantenere mascherine e distanziamento. No. Sì, sì. Assolutamente, io lo pretendo, perché io ho il Green Pass, io do tutte le garanzie a loro e vorrei ricevere altrettanto. Scusate. Esatto.
Scusa, posso dire una cosa, visto che però, io capisco che secondo me però queste opinioni dopo una o due volte bisognerebbe tenersele per noi, nel senso, qui si sta facendo il food, dobbiamo arrivare in fondo, stiamo perdendo tantissimo tempo, ognuno si organizzerà come crede. Questo però andiamo avanti, perché non deve essere una discussione fra di noi, ma dobbiamo ascoltare. Concordo perfettamente. Anch'io, andiamo avanti. Ok, allora forse un minimo vi è servito anche confrontarvi, però appunto abbiamo bisogno di andare avanti. No, va bene. L'attività di approfondimento, anche qui io la dico, e valgono le considerazioni di prima, perché si tratta comunque di un lavoro laboratoriale. Viene chiesto di costruire un lombricaio e di creare una griglia di osservazione per il lombricaio che dovrebbe accompagnarvi da qui fino alla fine di tutti gli strand, nel senso che per più tempo si osserva un lombricaio, più risposte si hanno. Per costruire un lombricaio serve una vaschetta trasparente, dei sacchetti contenenti rispettivamente sabbia, terriccio, foglie secche e rifiuti organici, almeno due lombrichi, acqua e un canovaccio. Io riprendo alcune slide così lo vedete. Allora, nella fase sotto va messo il terreno più granuloso per poi andare verso il terriccio, per poi salire e mettere la parte organica, cioè quello che vi siete portati anche di, tra virgolette, cibo morto. Può essere che se voi prendete questo terreno in un'area particolarmente viva e fertile, i lombrichi li troviate automaticamente, altrimenti vanno cercati. Io tutte le volte che ho dovuto costruire un lombricaio e siamo andati nel giardino della scuola a prendere la terra, i lombrichi li abbiamo trovati. Qui potrebbe succedere che in ambito urbano sia un po' più difficile, magari si può chiedere a qualche bambino che vive in campagna, che ha l'orto, di prenderlo, metterlo in un sacchetto e lì magari disinfettare il sacchetto, cioè fare in modo che il sacchetto venga portato disinfettato, quando entra in classe ridisinfettare il sacchetto e con i guanti rovesciarlo nell'ombricaio. Questo a discrezione vostra, di quanto siete liberi, cioè i ragionamenti fatti prima valgono anche ora. Va costruita una griglia di osservazione, è proprio perché è necessario osservare per capire, e quello che va osservato è qualcosa che possono cercare di costruire anche loro. Ad esempio, in questo caso avevano deciso di osservare la quantità di sostanza organica che settimana dopo settimana rimaneva. Ad esempio, qui in questo caso nella prima settimana non c'era stato nessun cambiamento, nella seconda settimana in parte era stata mangiata. Il menù preferito avevano inventato per capire cosa preferivano mangiare questi lombrichi, il numero di gallerie che si vedevano, la presenza di altri ospiti. Quando parliamo di decompositori, l'animaletto simbolo della decomposizione, naturalmente il lombrico, che trasforma la sostanza organica attraverso la sua digestione in sostanza inorganica, ma ce ne sono molti altri che dopo magari vi faccio un attimo vedere. Quindi, scusi, questo cartellone quanto è bene che sia grande. Mi scusi, questo cartellone, allora, questa griglia di osservazione, voi... è bene che allora, sia un bel cartellone grande? Sì, nel senso che più sono le settimane in cui voi riuscite ad osservare
l'andamento, cioè il funzionamento dell'ombricaio, maggiori sono le osservazioni che si possono fare. E poi in alcuni moduli successivi ci sarà l'esigenza di tornare a vedere cos'è l'ombricaio, a capire il perché è così importante. Vi faccio vedere uno degli allegati di questo modulo che vi fa capire quali sono tutti gli animali e gli esseri viventi, anche non animali, ma batteri o funghi che agiscono in questa direzione di rimineralizzazione del terreno. Voi le avete queste immagini? Purtroppo senza questo tipo di attività è molto difficile andare avanti, nel senso che appunto, oddio, è molto difficile perché diventa tutto molto astratto e molto teorico. Scusate, cioè a volte ho dei problemi tecnici, ma non so perché. Beh, andiamo avanti con la presentazione. Allora, ora si entra nel vivo di quello che è la produzione agricola. Il focus concettuale è sul ciclo della sostanza organica. L'obiettivo è comprendere il significato delle informazioni che si riferiscono ai metodi agricoli usati per produrre il cibo che mangiamo. Non basta dire è meglio non comprare dal allevamento o agricoltura intensiva. È necessario che capiscano cosa vuol dire agricoltura o allevamento intensivo. Sull'attività preferirei farvela vedere qui. Mi dispiace. Eravamo poi per ogni modulo avete un'attività di valutazione che spesso è autovalutazione e poi un'attività di rafforzamento o attraverso, che ne so, una curiosità di stimolo. Allora, l'ombricaio. Perché impazzisce, oddio. Come sempre guardate i link, nel senso che a volte sono anche link molto semplici. È vero, voi ce l'avrete cartaceo, quindi magari è un po' più, è meno immediato, però ne vale la pena. Allora, siamo passati al modulo che si chiama modalità di produzione intensiva, che purtroppo è quella più diffusa. Anche se la più diffusa, se analizziamo da quanto tempo noi siamo sulla Terra, è pochissimo il tempo che, insomma, che abbiamo da pochissimo in realtà, se pensiamo a da quando gli esseri umani sono sulla Terra,
e lo paragoniamo a 24 ore, il tempo per cui si usa l'agricoltura intensiva avrà a che fare con qualche minuto. Eppure questi minuti stanno destabilizzando totalmente gli equilibri naturali. Allora, questo modulo è molto teorico, ma si basa su quello che loro hanno osservato tramite il lombricaio. Allora, vi faccio vedere il ciclo direttamente, l'allegato che voi avete. Che però ho paura che non sia questo. Guarda che ti vedono. C'è stata un'incursione. Ah, ma durante la DAD, ah, quante escursioni, incursioni ed escursioni. C'è qualcosa che non va. Allora, noi stiamo analizzando la... No, amore, non è il momento giusto. Scusa. Noi siamo al... Oh, scusatemi tantissimo, perché mi sa che abbiamo sbagliato degli allegati. È bene che ce ne siamo accorti. No, sono io che sono un attimo in crisi. Anche registrando. Che ho aperto troppe schede. Allora, ok. Oh. Allora, questa è l'immagine che volevo farvi vedere sul ciclo della sostanza organica ed è un po' quello che vi avevo fatto vedere prima in maniera più solo concettuale. Qui è molto semplificata, ne avevo usata una più complessa, però mi è stato detto che insomma più era semplificata più era facile. Per andare a capire qual è il ruolo di quelli che vengono definiti bioriduttori o biodecompositori. Allora, nell'attività sostanzialmente, io ho il computer che mi sta impazzendo. Siamo al modulo 5, più o meno a metà strada, ma ora cerchiamo di andare un po' più spediti. Voi vedete il mio schermo? No. No, ancora no. 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 Ok, ora dovrebbe partire. Ora si vede. Ok, ora dovresti vedere il kit.
Ok. Allora, cosa viene chiesto in questo modulo? Praticamente in questo modulo viene chiesto ai bimbi di provare a identificare qual è il ciclo che fa la sostanza organica. Vi viene mostrata questa immagine e sostanzialmente gli viene chiesto come fa l'energia a passare dalle piante a poi chi mangia le piante e poi a tornare al terreno. È chiaro che per loro vedere soltanto un'immagine con su scritto bioriduttori non è semplice, poi non avendo neanche le competenze chimiche necessarie andare a capire cosa succede, cosa fanno questi bioriduttori. Ed è qui che questo tipo di immagini che ci sono qui accanto e il tornare all'ombricaio e vedere cosa succede nell'ombricaio gli permette di comprendere il processo. Non so se è chiaro tutto questo. Nel senso che, appunto, avendo a che fare con qualcosa che non si vede, con processi chimici di degradazione, senza un appiglio esperienziale, a 9 anni è molto complicato capire che... Ma scusi, ma nel programma di scienze i decompositori c'erano già l'anno scorso, quindi si tratta di riapprofondire l'argomento già fatto l'anno scorso. Il decompositore, la catena alimentare, queste cose così le abbiamo già fatte l'anno scorso, in questo caso si approfondisce attraverso anche questo tipo di esperienza, non è una cosa così impossibile, credo, per loro, per i bambini. No, io no. Sì, sì, no, infatti non sto dicendo che sia impossibile, il punto è che se glielo si presenta come flusso di energia e flusso di materia, senza entrare nel merito, comunque meglio, nel senso che se loro hanno già visto chi sono i decompositori, che ruolo hanno e soprattutto quello che io forse non so è loro hanno visto anche che sono i decompositori in grado di creare la fertilità del terreno? Certo, nel programma di scienza era previsto così l'anno scorso, io personalmente l'ho fatto perché quello era... Sì, confermo anche io. Ho approfondito, abbiamo visto dei video, abbiamo parlato, abbiamo scritto, abbiamo fatto proprio il circolo, la catena. Sì, sì, questo è un argomento già affrontato in terza elementare. Okay, quindi anche meglio così... Cioè, se gli altri moduli andavano a sforare le ore necessarie, insomma, potete semplicemente approfondirlo tramite un'attività esperienziale. Non c'è bisogno di starci tantissimo. No, appunto, attraverso le loro conoscenze pregresse possono entrare meglio e più facilmente, occorrerà meno tempo magari in questo tipo... Esatto, anche perché questo lavoro a cosa serve? Serve a capire perché l'agricoltura intensiva è un problema. A quel punto ai bimbi vengono presentate delle immagini in cui vedono quella che viene definita monocultura. Si può assolutamente dire che purtroppo la maggior parte dei prodotti che noi acquistiamo, a meno che uno non abbia un approccio di consumo molto critico da filiera corta, ma la maggior parte dei prodotti che noi acquistiamo al supermercato vengono da un'agricoltura di tipo intensivo. E su questo vedete voi che livello, cioè nella bibliografia, nel kit, su questo voi avete molto materiale. Da libri scritti da Vandana Shiva a dossier stop pesticidi per capire cosa provoca, cosa poi ci rimane nel piatto rispetto a un uso di agricoltura che
usa molto, molti prodotti di sintesi. È chiaro che se recuperando le conoscenze di terza il modulo 5 riesce ad essere bypassato in maniera abbastanza veloce, poi potete focalizzarvi un po' di più su quello che provoca l'agricoltura intensiva. Comunque si tratta di sostanzialmente sempre agricoltura che occupa distese enormi, quindi grandi dimensioni, e che usa input, quindi fertilizzanti e pesticidi, per aumentare la resa nel breve periodo. Cosa vuol dire input? Voi tra gli allegati avete delle immagini che fanno vedere chiaramente degli agricoltori che spruzzano delle cose nel terreno. E qui tramite attività che si basano sul processo induttivo, cioè loro viene chiesto secondo loro cosa succede, a loro viene chiesto un po' di andare a recuperare proprio quella consapevolezza che dovrebbe essere stata rafforzata dai moduli precedenti. Cioè, in un'agricoltura intensiva i due input fondamentali sono da una parte i pesticidi e dall'altra i concimi, quelli che vengono normalmente definiti concimi. Stando dalla parte dei pesticidi, per loro a un certo punto, facendo tutta una serie di domande, facendogli vedere delle immagini, dovrebbe essere chiaro che si mette a rischio o si annienta totalmente la capacità naturale di un terreno di essere fertile. Perché? Il pesticida cos'è sostanzialmente alla fine? Il pesticida è un veleno. Per quanto quando si parla di pesticidi di ultima generazione si vada sempre di più verso la selezione, poi in realtà hanno degli effetti su tutta la fauna del suolo. Per cui eliminando totalmente tutta la fauna del suolo, in base a quello che hanno scoperto, capiscono che non c'è più nessuno in grado di attivare quel processo di mineralizzazione tipico della catena del detrito, che quindi hanno già fatto in terza, rivivono con l'ombricaio e che permette a un terreno di mantenersi fertile. Un altro input che si usa in agricoltura intensiva è il concime. Nel momento in cui tu uccidi tutti quegli animaletti che ti permettevano di rendere il terreno fertile, hai bisogno di qualcos'altro per rendere il terreno fertile. Quindi quei minerali che prima erano presenti grazie alla catena del detrito che poteva attivarsi, vanno immessi tramite un processo artificiale, quindi il contadino, l'agricoltore che prima dà i pesticidi e poi dà i concimi. Quindi quell'agricoltura diventa totalmente dipendente da, elementi di sintesi. Con un grave rischio, mano a mano che viene persa la biodiversità animale, questi terreni vanno a lungo termine, possono subire veri e propri processi di desertificazione. Non so se vi è mai capitato, io sono cresciuta in pianura padana e l'immagine che c'è in basso a destra, l'immagine col grano turco e il terreno nudo, mi capitava di vederlo spesso. Allora, il terreno nudo così è in uno stato di degrado molto pericoloso. Innanzitutto, una cosa che non ho detto è che purtroppo i pesticidi che vengono usati non uccidono soltanto
gli animali che spesso sono considerati quindi parassiti di quella cultura che si vuole coltivare, ma vanno a uccidere anche le piante che sono in competizione con quella che si è selezionata. Quindi diminuendo la biodiversità noi attiviamo un circolo vizioso, perché gli animaletti vivono in connessione con le piante, per cui meno piante io ho, meno animali decompositori ho, per cui sono almeno due i circoli viziosi che questo tipo di agricoltura innesca. Una volta che un terreno è stato coltivato per anni ad agricoltura intensiva, farlo tornare fertile è qualcosa di molto complicato. È qualcosa che richiede pratiche molto particolari che noi in Occidente abbiamo praticamente perso, e molta pazienza e anche la possibilità di non avere reddito per qualche anno. Quindi capite bene che la conversione di agricoltura intensiva verso un'agricoltura di tipo organico è un processo che ha anche bisogno di un sostegno politico, di incentivi, di sostegno al reddito. Non è banale passare negli anni 80, tra gli anni 60 e 80 in Occidente, e non solo in Occidente, quasi tutti sono passati all'agricoltura intensiva. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di rivoluzione verde. Vi è capitato? No. No. La rivoluzione verde è stato un processo che negli anni 70 le agenzie di cooperazione hanno spinto in aree del pianeta che venivano indicate come paesi in via di sviluppo, che però proprio per la particolarità, la fragilità di quelle aree, come ad esempio il Sahel, che è una fascia semidesertica, l'uso di agricoltura intensiva ha totalmente desertificato queste aree, creando non pochi squilibri. Il Sahel in particolare era un'area composta da... Certo, anche perché abbiamo perso il concetto originario che aveva prima invece il contadino, cioè che la terra ha bisogno di riposo, non si può continuamente chiedere di produrre. La terra, prima il contadino alternava, un anno faceva il grano, un anno diversificava, un anno faceva l'orzo, un anno faceva quello, poi lo lasciava anche fermo, non prendeva niente da quella parte di terreno. Quel riposo era la cosa ideale. Con la cultura intensiva non c'è questo concetto di riposo del terreno. No. Assolutamente, l'anno dopo 4 anni tendenzialmente c'era l'anno di maggese, che era un anno in cui appunto i terreni o venivano coltivati a leguminose, tendenzialmente erba medica per i pascoli, oppure altre piante come ad esempio la canapa, che restituisce sali minerali al terreno. Un'altra cultura di rotazione che si è totalmente persa e che veniva usata per fare le scope e altre cose era la saggina. Tra l'altro il sorgo, che è il seme della saggina, è un cereale ricchissimo di vitamina B12. È un po' faticoso da mangiare, poi dipende da come uno lo cucina. Io alla fine avevo imparato, ora sono tornata alle cattive abitudini, ma sto mangiando un sacco di carne, ma ho avuto una fase quando mio figlio era più piccolo in cui effettivamente alternando vari cereali diversi e associandoli ai legumi
avevo capito come creare le proteine nobili non da decomposizione, quindi dalla carne, ma da composizione, quindi tra mettendo insieme gli amminoacidi dei cereali integrali e gli amminoacidi dei legumi. Le vecchie, i nostri nonni, forse non i miei, i miei bisnonni, ma anche mia nonna, queste cose le sapeva bene. E noi le abbiamo perse alimentarmente e abbiamo perso anche la capacità e la forza, la possibilità forse in alcuni casi, perché poi non ci dimentichiamo che però in quel periodo c'erano anche dei momenti di fame. E quindi io non voglio essere appunto ideologica, perché è vero che questo tipo di agricoltura in una prima fase lo sviluppo ci ha messi in una condizione di mangiare quello che volevamo quando volevamo. Però come tutto, quando si supera una certa soglia poi si torna indietro, perché noi stiamo rischiando desertificazioni importanti che potrebbero riportarci ad avere di nuovo fame. Quindi siamo un attimino al bivio. Per capire tutto questo, io nel modulo di approfondimento vi cito la storia di un signore del Burkina Faso che si chiama Yacouba, che è stato invitato anche al Palazzo di Vetro dell'ONU, che ha collaborato con la FAO e che è stato definito l'uomo in grado di fermare il deserto. Perché? A questo punto vi farei vedere un piccolo video anche per stemperare un po' gli animi dopo tutta la diatriba connessa. Queste sono un po' le immagini connesse anche ai pesticidi che voi vi ritrovate come allegati nelle attività. Voi avete un video su come si nutrono le piante per rafforzare questa consapevolezza di cosa significa fertilità, e avete sia un articolo su quello che ha fatto quest'uomo, sia un video. Io non posso fare, non sono amministratrice, quindi io non posso far entrare le persone, perché vedo che allora vediamo se si vede, così testiamo anche l'allegato. L'audio però non sente. Non si sente, infatti. Non sentite? Allora, vi dico che tanto lui parla una lingua che non è neanche inglese, quindi dovete fare riferimento ai sottotitoli. Thank you.
Voi non sentite nulla, ma leggete i sottotitoli? Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, i sottotitoli sì, le leggiamo abbastanza. Sì, i sottotitoli sì, le leggiamo. Si sente anche l'audio. Siete riuscite, perché mi sembrava che togliendo le cuffie potevate sentire. Sì, verso la fine comunque poco, insomma. Infatti si sente il tuo audio. No, non si sente niente. Anche una musica finale. Vabbè, voi musica, lo avrete sì. Scaricato e quindi con una qualità. Esatto, calcolate che è quasi tutto con la musica di sottofondo e a volte quando lui parla si sente molto piano quello che dice, ma essendo una lingua che non è neanche inglese, burkinabè, si sentono solo alcuni pezzi, è quasi tutto musicato e lasciato ai sottotitoli. Quindi magari ogni tanto va interrotto per permettere ai bimbi di leggere bene, questo poi vi regolate. Voi avete anche un articolo che racconta insomma, la sua storia. E l'attività che viene proposta è un'attività un po' di riflessione appunto su quello che ha fatto quest'uomo. Allora, voi nelle nozioni fondamentali e nella bibliografia avete spiegata cos'è la rivoluzione verde e potete approfondire anche quello che è successo fuori, tra l'altro, dall'epoca coloniale, però insomma è molto importante che in qualche modo venga compreso che è un sistema agricolo nato in una zona temperata del mondo è stato esportato
in altre zone che temperate non erano, che erano semidesertiche, quindi l'effetto collaterale di questo tipo di agricoltura lì è stato immediato, mentre noi cominciamo a vederlo solo oggi. Ai bimbi viene chiesto di leggere il brano in gruppi da 5 dopo aver mostrato il video magari serve a catapultarli un po' in quella realtà lontana, ma tramite l'articolo riescono a capire meglio quali sono state le azioni dell'uomo, che sostanzialmente ha recuperato un'antica tecnica che lui si ricordava aver visto usare dai suoi nonni, che consisteva nella creazione di buche prima dell'arrivo del monsone primaverile, che lui riempiva di sterpaglie e sterco di capra, oltre a mettere i semi degli alberi e delle piante che voleva insomma piantare. Facendolo poco prima del monsone, succedeva che queste buche venivano naturalmente anche irrigate, e che però, essendo proprio delle buche, mantenevano in uno spazio molto ristretto sia l'umidità necessaria sia quella sostanza organica che poi, grazie agli organismi decompositori, diventava, rendeva quel pezzo di terreno fertile. Niente di che, niente di così strano, però all'inizio nessuno si è fidato della sua iniziativa, e nel momento in cui il suo metodo ha funzionato, lui è stato invitato persino al Palazzo di Vetro dell'ONU, cioè come insieme a agronomi degni di nota, a raccontare la sua esperienza. Ai bimbi viene chiesto un pochino di analizzare questa storia tramite alcune domande, e poi tramite, insomma, come l'attività della manipolazione, l'idea è quella di condividere le loro impressioni per arrivare poi a un'impressione globale di classe. Poi c'è un laboratorio che io vi ho messo, ma allora la prima attività potrebbe anche durare molto, dipende da quanto i ragazzi sono stimolati da quello che hanno visto, da quanto si innesca un meccanismo dialogico. Però eventualmente, se vi avanza tempo, l'idea è quella di, per rafforzare cosa permette alle piante di crescere, di andare fuori e analizzare, insomma, tornare un pochino alla fotosintesi clorofilliana, ma rianalizzarla alla luce dell'incontro tra quello che viene dal cielo, insomma la luce, e quello che viene dalla terra. Poi insomma c'è una chiusura che cerca un po' di rafforzare questi temi, e poi vi si chiede di tornare all'ombricaio. Innanzitutto per andare avanti nell'analisi e continuare a compilare la griglia, ma anche perché potrebbe, alla luce di quello che hanno visto e di quello che insomma hanno fatto, dei concetti nuovi che sono arrivati, potrebbe stimolare ulteriori connessioni. Ora, dopo tanta catastrofe, l'idea è quella di andare a aprire a quello che insomma abbiamo davanti, anche per provare a cambiare la situazione a cui siamo arrivati. Su questo ci sono considerazioni, domande? Vado avanti. Allora,
quando parliamo di agricolture sostenibili, spesso si utilizzano moltissimi termini, dall'agricoltura biodinamica, quella naturale, la permacultura, che sono quelle più diciamo radicali in questo senso, a quella integrata, che mescola in qualche modo, a volte viene usata per la transizione da un'agricoltura intensiva a un tipo di agricoltura più naturale, e la più famosa è l'agricoltura biologica, quella che ha anche una certificazione e che prevede un certo livello di quantità di pesticidi, che è molto diverso rispetto al livello consentito da un'agricoltura ormai definita tradizionale, che è quella intensiva. Che tipo di attività vi viene proposta? Allora, tramite la domanda perché le coccinelle portano fortuna, si cerca di introdurre quella che è una pratica usata nell'agricoltura biologica in generale, ma è una pratica di consociazione. Cosa vuol dire? Prima abbiamo visto che i terreni dell'agricoltura intensiva hanno soltanto un tipo di pianta, solo quella da sola, distanziata, e il terreno è quasi completamente nudo. Mentre l'agricoltura biologica o biodinamica si basa totalmente su un altro presupposto, sul fatto che è vero, le piante hanno dei parassiti, magari io decido di coltivare in una porzione del mio orto o del mio campo agricolo delle patate. Le patate hanno un tipo di parassita. Diciamo che il parassita più comune, che magari non mangio proprio le patate, ma è ghiotto sicuramente di insalate e altri ortaggi, sono le lumache. Se noi, invece di uccidere tutte le lumache, anche perché spesso è veramente dura, sono tantissime, o di fare come fanno molti, di mettere una bacinella con della birra in modo che queste lumache vadano a ubriacarsi, proviamo a consociare insieme a le piante che noi di cui effettivamente noi abbiamo bisogno altre piante che magari sono anche semplicemente ornamentali, non ci servono per davvero, però attirano i predatori di quegli animali che predano le nostre piante. Noi attiviamo quella che viene definita lotta biologica, cioè invece di sparare con un cannone cerchiamo qualcuno che si mangi quello che a noi crea problemi. Le coccinelle sono state definite in ambito popolare come un animale che porta fortuna. Perché? Proprio per questo motivo, perché sono ottimi nella lotta biologica. Le coccinelle sono ghiottissime di afidi, e quindi nel momento in cui gli afidi sono dei parassiti di tantissime piante, soprattutto gli alberi da frutto, ma sono comunissimi, sono degli animaletti neri abbastanza comuni che insieme alle cocciniglie sono, credo, i parassiti più diffusi. Ecco, le coccinelle sono in grado di mangiare migliaia di afidi in poche ore, sono ghiottissime, e quindi però le coccinelle in un campo come quello che abbiamo visto prima e non ci stanno, perché non trovano riparo, perché hanno bisogno di altri tipi di piante di cui si nutrono loro stesse. Per cui la biodiversità nell'orto è fondamentale per mantenere un certo tipo di equilibrio. Quindi, come prima ci è stato detto,
che il maggese, il lasciare a riposo, era una pratica fondamentale per mantenere la fertilità, anche la presenza di biodiversità nell'orto, se studiata, cioè qui non si sta parlando di lasciar crescere tutto, ma di un approccio scientifico, perché quale culture scegliere insieme a cosa dipende appunto da quali parassiti, con quali parassiti noi stiamo avendo a che fare. Quindi viene insomma, l'attività si basa, ora non sto a ripercorrervela, però sostanzialmente ha l'obiettivo di far capire questa differenza tramite poi anche gli allegati che vi fanno vedere chi sono i parassiti, vi fanno vedere dei predatori fondamentali di parassiti, i bimbi sono in grado di capire che a volte avere dei fiori come il tarassaco, un fiordaliso accanto all'insalata aiuta chi li coltiva. Su questo avete delle domande, considerazioni? Io non so, sto andando avanti un po' più spedita perché ho visto che prima, insomma, sulle parti un po' più esperienziali abbiamo aperto parecchio, insomma, c'è stato confronto. Ora, su questa parte un po' più anche interculturale, che insomma è un po' propedeutica a far capire quali sono i processi storici che ci hanno portato dove siamo. Ho visto che nessuno ha fatto nessuna considerazione e qui, insomma, ora siamo in discesa, nel senso che stiamo andando verso quello che è una produzione agricola sostenibile. Il consolidamento, io non vi vedo, quindi a questo punto, non vedendo i vostri volti, non so come sta andando, quindi o mi date dei feedback o io vado avanti. No, tutto bene. Poi, posso dire tutto ok, grazie. Anche, della stanchezza per cui tendo a... No, tutto ok, tutto a posto. Ok. Tutto chiaro, grazie. C'è qualcuno che ha detto posso dire? Sì. Ok, no, va sì. Bene. Allora, posso dire che i bambini hanno più chiaro per quanto riguarda l'approccio più come consumatori rispetto al prodotto agricolo, questo approccio con una visione più dall'agricoltura e insomma gli rimane più estranea, e quindi è un argomento insomma, nuovo con grossi spunti da poter trattare, però ecco, è qualcosa che non fa proprio sempre parte della loro esperienza. Sono consumatori e sotto un certo punto di vista anche consumatori abbastanza consapevoli, complice la scuola, complice le nuove tendenze anche veicolate insomma dal nuovo modo di essere consumatori, più responsabili, più attenti alle etichette, ci abbiamo già lavorato anche a scuola. L'approccio sull'agricoltura rimane un po', ecco, più difficile, quantomeno c'è da lavorarci un po' di più. Però i bambini sono anche molto osservatori, quindi sono certo, quindi questo li aiuta. Ma infatti sta a questo tipo di corso cambiare la mentalità e il modo di considerare le cose appunto che consumiamo, le cose che ci circondano, vero? La finalità poi è questo, aumentare la sensibilità riguardo e la mentalità proprio riguardo all'ambiente. Esatto, cioè come vedete, no? Forse ora che stiamo andando verso la fine si capisce meglio. L'obiettivo non è darvi degli approfondimenti scientifici che voi non avete, nel senso che come mi avete fatto notare prima, a tutto il lavoro sui detritivori l'hanno fatto in terza. Il punto però è connettere quel lavoro sui detritivori al loro consumo,
a quello che significa poi fertilità, a cosa è successo storicamente con l'agricoltura. Quindi si tratta di creare dei legami tra concetti scientifici che voi didatticamente, giustamente, forse anche con più strumenti di quello che vi può dare School Food, cercando di condensare in poco tempo, ma che School Food cerca di un pochino di mettere insieme quel che serve per un lavoro più di coscientizzazione, se vi può aiutare in qualche modo. Quindi bene. Allora, un altro strumento che noi abbiamo per parlare di agroecosistema e non di agricoltura intensiva è il fatto che un tempo, oltre al maggese, oltre alla lotta biologica, venivano associati gli animali appunto da allevamento all'agricoltura, e in questo modo quello che oggi viene sostituito dal concime sostanzialmente veniva prodotto tramite il naturale rilascio di sostanza organica da parte degli animali da allevamento. Questo, voi avete un allegato che vi permette di fare in modo che induttivamente, facendo vedere questa immagine, i bimbi riescano a intercettare che ciclo fa la sostanza organica, questa volta inserendo dentro la parte animale. E poi avete un secondo laboratorio in cui viene chiesto ai bimbi di provare ad analizzare cosa sta succedendo nel loro territorio da questo punto di vista. Purtroppo cosa succede? Che noi spesso continuiamo ad avere, per motivi vari, nell'immaginario un'idea di fattoria che però sostanzialmente non c'è più. Cioè l'idea della fattoria, ovvero della situazione dove vengono coltivati un po' di prodotti in maniera sostenibile e alcuni animali che vengono allevati in maniera etica e poi concimano anche il terreno dove crescono quei prodotti, è qualcosa che sta tornando. Esistono delle aziende agricole di questo tipo che tra l'altro fanno anche spesso attività di ristorazione, visite guidate, stanno crescendo tantissimo le aziende di questo tipo, ma insomma sono ancora una minoranza e sicuramente non possiamo basare tutta l'approvvigionamento alimentare di uno Stato su questo tipo di modalità imprenditoriale. Però quello che è interessante è che purtroppo attraverso decenni di agricoltura intensiva noi abbiamo perso molte tipologie di cibo. Ora, una volta all'inizio del modulo scrivevo interviste ai nonni, poi ho capito che spesso i nonni sono troppo giovani per ricordare e quindi ho cominciato a scrivere alle persone più anziane che loro conoscono, e forse non è detto che basti, tra l'altro, ormai, perché io ho uno zio di 86 anni e lui è in grado di raccontarmi determinate cose, ma se già vado a persone che oggi ne hanno 60-65 è già un po' più complicato, per cui sta diventando difficile avere testimonianza reale di quello che abbiamo perso. Però se non riusciamo ad avere testimonianza tramite queste interviste rispetto a quello che oggi non troviamo più né nei negozi né da nessuna parte, la Regione Toscana ha fatto tutto un lavoro dedicato alla perdita di biodiversità agricola, e io vi ho messo un sito che vi permette provincia per provincia di analizzare quello che non c'è più.
Nel caso in cui la Regione Toscana li ha indicati come prodotti agroalimentari tradizionali toscani, e vi indica anche qual è il loro livello di rischio di estinzione. Nel caso in cui non abbiate internet a portata di mano in classe oppure non, insomma, sia difficile per voi fare questo tipo di attività, avete due esempi concreti di una razza di pollo e, onestamente, non mi ricordo qual è l'altro esempio, però di due elementi o di agricoltura o di allevamento che o si sono praticamente estinti o sono a serio rischio di estinzione. A questo punto l'idea è quella di farli riflettere di nuovo sul perché. E qui purtroppo si va sulla questione economica. Se questi animali o queste piante non sono coltivabili o allevabili in maniera intensiva, non conviene più economicamente agire in maniera imprenditoriale con loro e quindi saranno pochissime le persone che ancora si prendono la briga di allevarli o di coltivarli. Magari riusciamo a finire anche prima dell'1 e mezza. Stiamo andando all'allevamento. Allora, anche qui vale lo stesso ragionamento fatto per l'agricoltura. Dagli anni 60 l'allevamento, che un tempo era basato su alpascoli, alpeggi, transumanze, fattorie, è diventato zootecnia, ovvero allevamento intensivo con grandi strutture dove spesso gli animali con essi all'allevamento intensivo sono dichiarati anche dai telegiornali. Fino a un decennio fa c'era una totale omertà su quello che succedeva negli allevamenti intensivi. Oggi Amadori, qualche anno fa, è stato alla ribalta delle cronache per qualche mese. Insomma. Ma senza andare necessariamente alle situazioni più gravi, dove non vengono neanche rispettati protocolli di igiene più elementari, il punto è che abbiamo a che fare con un sistema di produzione che è totalmente innaturale. E se è un problema per le piante, e abbiamo visto in maniera abbastanza approfondita il perché, figuriamoci per degli esseri che sono molto. Non che le piante non siano viventi, lo sappiamo che sono viventi, anche se cominciamo solo adesso a conoscere il loro sistema percettivo che c'è. Però con gli animali è ancora più immediata la questione, si tratta di avere delle situazioni in cui spesso le mucche non vedono mai un pascolo, vengono munte in maniera elettronica. Hanno una fornitura di cibo che non sempre è adatta al loro apparato digerente. La mucca pazza, lo sapete bene, viene dal fatto che le mucche venivano nutrite da mangimi di tipo animali e le mucche hanno uno stomaco che può digerire soltanto cibo di tipo vegetale. Uso eccessivo di antibiotici per lì. Prego, c'è qualcuno che vuole parlare? No, uso di antibiotici per limitare il diffondersi delle malattie. Quindi abbiamo a che fare con, insomma, un allevamento insostenibile. Perché? Perché abbiamo un livello altissimo di inquinamento idrico causato dai liquami. Ora, noi non li vediamo, ma ci sono delle situazioni in cui questa cosa è anche visibile da satellite. Se voi googlate allevamento intensivo Texas liquami, voi vedete delle cose che vi spaventano. Cioè, si tratta di laghi enormi di liquami.
che poi vanno a finire nei bacini idrografici e inquinano, perché l'inquinamento non significa soltanto che quel prodotto è di sintesi, significa che supera le soglie di relazione con gli altri elementi. Ma anche noi stessi, cioè quest'anno in Italia era ancora più visibile perché più gente si è riversata contemporaneamente sulle coste. Se noi abbiamo delle fognature fatte per gestire un certo tot di popolazione e per 2 mesi l'anno quelle popolazioni si stuplicano perché si riempie di turisti, beh, io ero una di quelle, insomma, non voglio colpevolizzare nessuno, ma è solo per capire qual è il sistema. Poi finisce che i livelli di Escherichia coli nel mare e nei fiumi diventano tali da metterci a rischio batteriologico. E questo è inquinamento, anche se non stiamo parlando di sversamenti di prodotti di sintesi. Quindi le piogge acide sono causate dall'ammoniaca liberata nell'atmosfera dai liquami e l'effetto serra dell'allevamento intensivo supera quello provocato dalle automobili. Cioè, questa è un'informazione secondo me che deve far riflettere, nel senso che quando pensiamo all'effetto serra, alla CO2, pensiamo sempre alle automobili, allo spostamento. Non sto contando l'industria che la fa da padrone, però il fatto che quello causato dall'allevamento intensivo sia maggiore di quello causato dallo spostamento è qualcosa che, insomma, non può che farci riflettere parecchio. Per non parlare poi dei processi di deforestazione per far posto ai pascoli e della desertificazione, perché quando dobbiamo dare da mangiare a centinaia, migliaia di capi e coltiviamo soia in maniera intensiva, lo facciamo con metodi appunto insostenibili, con tutto quello che abbiamo detto poco prima. E i pesci? Perché poi si parla sempre della carne, però noi abbiamo un problema serio anche se rispetto al mare. Ormai siamo andati in sovrasfruttamento fortissimo. In più il cambiamento climatico, quindi il riscaldamento delle temperature anche del mare, ci sta portando a tutta una serie di squilibri che stanno modificando le abitudini anche connesse a deposizione di uova e quindi riproduzione degli stock ittici. Gli animali invertebrati come le meduse e altri animali di questa tipologia stanno aumentando sempre di più rispetto al pesce, definito pesce, e in più il livello di plastiche presente nei mari, che non si decompongono e che diventano solo microplastiche, stanno andando a minare la salute di tutta la fauna ittica. Ora mi scusi, io ho sentito una notizia. Sovrasfruttamento perché mangiamo molto pesce. Ho sentito una notizia. Sembra, ci stanno approfondendo, che nello stomaco delle mucche, le famose mucche di prima, insomma, quelle che ce le abbiamo troppe, si produca una sostanza in grado di distruggere le plastiche. Almeno a questo serviranno queste povere mucche, no? Allora, non lo sapevo, insomma, proverò anch'io a informarmi su questo. Dei batteri, però, mangia plastica, si parla da un po'. Diciamo che gli elementi naturali si evolvono. La plastica ormai, se voi fate il bagno anche nel Mediterraneo e vi mettete a pelo d'acqua con una maschera,
perché poi si parla spesso di isole di plastica, ma in realtà le isole di plastica non sono degli ammassi di plastica grande, sono delle patine che stanno in superficie di microplastiche che, se vi capita di mettervi a filo d'acqua con il riflesso del sole, riuscite anche a vedere quasi dappertutto, purtroppo ormai. Per cui le microplastiche ormai ce l'abbiamo anche nel latte materno, quindi abbiamo raggiunto un livello di pervasività per cui sicuramente la natura qualche risposta ci sta dando, perché è un elemento che fa parte ormai di ogni catena alimentare. Sappiamo poco di quello che succederà. Ora, questa cosa delle mucche, può darsi, non lo so. Per adesso le tartarughe muoiono quando ingurgitano plastica. E non so le mucche. Le mucche, quello che sappiamo è che se ingurgitano farina animale hanno delle malattie gravi che poi si trasmettono a chi le mangia. Questo abbiamo scoperto. Poi, insomma, quindi bisogna anche fare attenzione, secondo me, apro una parentesi, e qui dobbiamo questa attenzione a un economista che si chiama Givens, che ha parlato di un paradosso, cioè spesso noi cerchiamo una soluzione ad hoc, no? Io, lungi da me demonizzare le bioplastiche, che credo siano fondamentali per il livello di consumismo a cui siamo arrivati e per lo stile di vita che abbiamo. Però attenzione, perché ogni soluzione ad hoc, pensata dentro il paradigma comunque consumista, può portare ad altri squilibri. Quindi il punto è forse provare a consumare meno, consumare più vicino, consumare più naturale possibile. Poi le risposte possono essere varie, con i liquami dei maiali stanno creando il bitume per l'asfalto, insomma l'economia circolare è una risposta importante. Con le bucce delle arance si fanno i tessuti, che sono sicuramente meglio del poliestere o del poliamide. Cioè la maggior parte delle microplastiche, tra l'altro, che finiscono in mare, finiscono attraverso i filtri delle lavatrici, perché quando noi laviamo tessuti sintetici, molte particelle finiscono automaticamente in acqua, e che poi finiscono nelle falde e poi finiscono in mare. Ho ampliato un pochino. Comunque sta di fatto che anche il pesce, cioè, proiezioni fanno pensare che entro il 2050 noi non saremo, cioè il pesce sarà diventato una risorsa veramente rara. Allora, qui vengono proposti due tipi di attività. Allora, la prima riguarda proprio l'allevamento, e forse mi dispiace per chi ha già visto questa immagine milioni di volte, se ce l'ho qui, così non devo... Sì, ce l'ho. Qua. Allora, poi devo dire che rispetto all'allevamento intensivo c'è un sacco di materiale. Io cito un'associazione che si chiama CVF, che, con cui come Legambiente abbiamo stilato un protocollo, ci sembra molto seria. Ovviamente non è un'associazione animalista, è un'associazione ecologista, quindi tende a fare un ragionamento a livello di ecosistema. Però rispetto alla questione etica animale, cioè, insomma, stiamo lavorando in collaborazione appunto con questa associazione che trovate in bibliografia comunque. C'è moltissimo materiale, non sempre adatto a bambini di 9-10 anni,
Io ho usato questa immagine per fare un po' capire cosa vuol dire allevamento intensivo e allevamento non intensivo. Qui si passa, è un continuum, si passa dal codice 0 delle uova al codice 1 all'aperto ma intensivo, quindi in poco spazio. A terra, quando si dice allevamento a terra, vuol dire che semplicemente non c'è il letto a castello, diciamo così, in gabbia, è quello che vedete nell'ultima immagine, la quarta. Allora, capite bene che a parte per tenere tanti esseri viventi stipati in situazioni di questo tipo, c'è bisogno di un uso intensivo anche di antibiotici e di sostanze antibatteriche, perché altrimenti si ammalerebbero troppo facilmente. Anche mi sentite? Benissimo. Ho sentito qualcosa e non no, so, io benissimo, si sente bene. Si sente, si sente. Ok. Ok, grazie. Grazie. Quindi, a parte gli effetti collaterali a livello sanitario per noi, perché quello che loro ingurgitano poi non è che si volatilizza quando noi li mangiamo, quindi accumuliamo tutta una serie di sostanze chimiche. Dopodiché c'è un problema etico, che forse non è neanche solo etico, perché un animale, noi siamo animali, che vive senza alcuna libertà, che vive togliendo, cioè privato della possibilità di curare ad esempio i propri figli, della possibilità di avere una socialità, cioè vive in maniera terribile, infelice, e l'infelicità spesso genera anche malattia. Poi forse per loro è anche peggio, perché noi abbiamo la corteccia prefrontale che ci dice vabbè, sei un po' schiavizzato nella tua vita, però lo devi fare perché ti devi mantenere, e anche se fai una vita difficile, cammini nell'inquinamento, non vedi mai un bel paesaggio, però arriveranno momenti migliori, insomma ce la farai. Di lì è puro istinto, un puro istinto che viene totalmente annullato, e quindi la malattia è una conseguenza abbastanza normale per animali costretti a vivere in questo modo. Ci sono molti veterinari che ora stanno denunciando a livello etico cosa vuol dire ad esempio per un maiale non poter rufolare. Cioè il maiale diventa terribilmente aggressivo e si ammala allevato in maniera intensiva. Il maiale è come il cinghiale, ha bisogno di rufolare per cercare cibo ed è un animale molto relazionale. Quindi, insomma, se l'agricoltura intensiva è in grado di creare danni agli ecosistemi, cioè l'allevamento intensivo forse ha più a che fare con la salute di tutti gli esseri animali poi sulla terra, compresi noi, perché poi quello che è successo con il coronavirus ha molto a che fare con gli allevamenti, l'incursione nelle foreste, gli squilibri a livello di ecosistema. Per cui io a questo punto, oltre controllo, se posso veramente dirvi grazie per l'attenzione. Mi scusi in fretta, vorrei fare semplicemente una domanda. Mi viene... Nel kit avete anche un... Certo. Mi scusi in fretta, guardi, mi vengono dei dubbi per quanto riguarda il far vedere queste scene degli allevamenti intensivi dei polli, perché poi le uova.
E se i bambini vanno a casa e poi condizionano, chiaramente queste scene condizionano molto, no? E smettono, non vogliono più mangiare la carne, non vogliono più mangiare le uova, non è che poi genitori magari meno sensibili a tutte queste problematiche ce li tiriamo addosso? Ma magari tornassero a casa e portassero allora, dei buoni cose. Viene da dire, no? Su questa io, sta a noi sapere cosa riteniamo giusto. No, aspettate, aspettate, perché ora qui si rischia il dibattito. Scusate. Non siamo in presenza, quindi è difficile gestirlo il dibattito. Vi chiedo scusa se da ecologista è chiaro che anch'io ho avuto il moto di spirito dicendo ma magari condizionassero, no, però rimaniamo un attimo seri, non che non sia serio condizionare in senso critico i genitori, ma innanzitutto noi qui stiamo facendo vedere quattro codici, ok? Non stiamo dicendo l'allevamento è intensivo, attenzione a applicare il modulo in maniera corretta, mi raccomando, perché noi non stiamo dicendo le uova non vanno mangiate. Esistono le uova col codice zero e si trovano al supermercato. Io le compro. Quindi noi stiamo spingendo i bimbi ad avere un consumo critico e anche a condizionare le proprie famiglie. Perché? Perché tutto questo ci sta portando al suicidio collettivo. Cioè, io capisco tutto, però se noi siamo sicuri di quello che stiamo facendo e non stiamo chiedendo ai bambini di diventare vegani o fruttariani, ok? Noi stiamo dicendo che ci sono tipi di agricoltura e tipi di allevamento e abbiamo bisogno di stimolare quelli più etici. E voi siete su un territorio in cui fortunatamente gli allevamenti e l'agricoltura di tipo non intensivo viene praticata. Per cui non abbiate paura del genitore poco sensibile, perché un genitore poco sensibile ha bisogno che una scuola statale lo sensibilizzi, perché è compito di uno Stato prevenire il disastro a cui stiamo andando. Quindi, in più, loro non, se voi riuscite a esplicitare per bene i concetti del modulo, nessuno gli sta dicendo di diventare vegano, ok? Gli stiamo dicendo di cercare di comprare informandosi su quello che c'è dietro a quello che comprano, e questa è una competenza civica. Certo, ma io sono perfettamente d'accordo. Considerazione. Uno, il fatto che non possiamo fare se il genitore viene a lamentarsi, voi gli fate vedere l'immagine e gli dite, guardate, io non ho detto a tuo figlio di non comprare più le uova, gli ho detto che ci sono uova fatte da galline che vivono così e uova fatte da galline che vivono colà. Hanno 9 anni, non ne hanno 7, cominciano a, anzi ne hanno, sì, ne hanno tra i 9 e i 10, cominciano ad avere una capacità critica, giocano ai videogiochi e vedono continuamente persone che si sparano. Ora, insomma, l'ho fatta un po', però può essere che vi troviate a dover gestire delle contestazioni. Però il punto è abdicare al ruolo di tentare di descrivere la realtà per quella che è. E forse, se abbiamo scelto questo ruolo, io da educatrice e voi da insegnanti, forse è una responsabilità che ci dobbiamo prendere, non lo so. Poi voi, naturalmente, chiusa questa sessione, siete liberi di fare i moduli che riuscite.
Allora, io lo scusate, non è facile, perché poi c'è un sacco di ideologia nel momento in cui vai. No, volevo dire che io lo scorso anno ho fatto le etichette, no? Si è fatto tutti quelli che hanno partecipato a School Food e facendo ho fatto proprio quelle anche dell'uovo, praticamente non hanno visto le immagini, però comunque ovviamente se ne è parlato e si è visto che il codice, cioè della gallina che vive all'aperto, è ovvio che è sempre un prodotto migliore. Questo volevo dire, cioè non è una cosa per cui insomma i bambini non lo sanno, lo sanno che ci sono diversi modi che vengono trattate le galline e allevate, quindi non penso che sia poi una cosa tanto grave. Fagli vedere anche le immagini, questo soltanto, grazie. Grazie a te, anzi, cioè io, anch'io non è bello vedere un'immagine di questo tipo, però è che a volte noi leggiamo in gabbia, noi leggiamo a terra e senza l'immagine non è così chiaro cosa vuol dire poi in gabbia a terra. E purtroppo la realtà è fatta anche di questo. Ora, ci sono dei documentari terribili su quello che è l'allevamento intensivo. Ce ne sono tantissimi, ma è anche terribile vedere una tartaruga e gli viene un infezionale per cui non è più in grado di nuotare. Cioè, purtroppo noi abbiamo uno stile di vita molto predatorio e lo nascondiamo. No, no, ci sono stata. Certo, non faccio niente. Ci sono stata da sia grazie a due angeli che mi aiutato e la ragazza che pure ora si è messa a fare le mail per me. Quindi niente, spero di avere l'autorità. Mi sento malissimo. Bisogna in tempo breve. Poi niente. Mercoledì levo, comincio a levare i punti, se il medico ha detto mai un punto sì o no. E poi insomma spero che c'è una persona che ha il microfono aperto. Scusate, c'è una persona che ha il microfono aperto. Non so come fare a dirglielo perché non ho idea di chi sia. Scusate io, okay. Lo vedo. Comunque, voi su questo. Ok, grazie. Grazie mille. Poi quello che vi dico è che se riuscite, ora mi rendo conto che in questo periodo le uscite lasciano veramente il tempo che trova, però quando è nato School Food questa era una cosa che ancora si poteva fare. È chiaro che visitare una fattoria didattica che lavora in modo sostenibile sicuramente rafforza tutto quello che ci siamo detti. Quindi è in qualche modo dà anche insomma una possibilità di riscatto al bambino che vede i polli stipati in quel modo. L'ultimissima attività è un'attività che cerca di raccogliere tutto il lavoro fatto in tutti i moduli, ovvero viene chiesto di lavorare in gruppo e qui mi rimetto insomma alle vostre possibilità. Questo insomma sarebbe meglio farglielo fare in gruppetti da 6-7 persone. È chiaro che se non si riesce per motivi di distanziamento, insomma di normativa anti-Covid, possono lavorare individualmente, anche se è molto difficile per loro avere, secondo me, fare un lavoro di tipo creativo
individualmente, poi magari lavorano anche bene, però sicuramente il lavoro di gruppo gli permette anche di sviluppare altri tipi di competenze, più di tipo sociale. Comunque, quello che gli viene chiesto è di selezionare un concetto qualunque di tutti quelli affrontati in tutti i moduli, quindi dalla biodiversità, la fertilità, la stagionalità, la filiera corta, l'energia solare, la rete alimentare, la libertà animale, ma anche eventualmente concetti negativi come l'agricoltura intensiva, l'allevamento intensivo, se poi sono in grado di ribaltarli, e provare al gruppo e chiedere al gruppo di provare a creare uno spot in grado di convincere le persone a comportarsi in maniera coerente con quella tematica. Lo spot può essere sia un video, sia una presentazione in PowerPoint, ma anche una scena teatrale da presentare l'ultimo giorno di scuola, insomma, non è necessario l'ausilio di... Può essere anche un disegno fatto a più mani, non è necessario l'ausilio di strumenti multimediali, insomma. L'importante è che sia, cioè, potrebbe essere un disegno che poi diventa un manifesto. Ora, se in una scuola, tra l'altro in un plesso, molte classi aderiscono a School Food, potete anche creare un contest finale e vedere chi fa, tramite magari votazioni di altri alunni stessi o eventualmente dei genitori, fa il lavoro più efficace comunicativamente. E in chiusura vi chiedo di individuare 5 buone pratiche condivise da tutto il gruppo per favorire la sostenibilità agricola. Quindi, come una sorta di vade mecum che tutti poi condiviso, insomma, da cercare tramite brainstorming, che tutti poi cercano di seguire. Questo come pratica di cittadinanza attiva, anche se da portare in maniera, da portare avanti in maniera singola. Qui ci sono i siti di cui anche vi ho parlato prima, dove trovate anche materiale utile per affrontare il tema dell'allevamento senza appunto cadere in possibili attacchi. E poi niente, qui si va a moduli di altri, però almeno avete visto anche un pochino il kit come è fatto rispetto ad altre volte che usavo solo la presentazione. Ho visto che insomma era utile anche farvi vedere lo strumento che poi voi realmente avete in mano. Io adesso torno ai vostri volti, anche se ne vedo pochi. Ora voi sapete chi io vedo. No, non vi vergognate, state togliendo tutte le telecamere. No, per me è l'unico momento di umanità, insomma, perché altrimenti è un po' un parlare 5 ore con un bambino che mi faceva le facce accanto per dirmi mamma basta. E fatemi pure tutte le domande che credete. Una cosa che non ho detto è che comunque ci sono dei circoli intorno a voi, c'è il circolo di Siena, c'è il circolo di Chianciano Terme, cioè in realtà Pietra Porciana, che ha anche un centro visite molto bello che vi consiglio insomma di provare a intercettare, e poi c'è il circolo di Festambiente a Grosseto, che insomma è anche un ufficio nazionale, ha una certa forza anche per proporvi laboratori e quant'altro. Quindi tutto quello che io vi ho detto a livello teorico, se voi contattate i circoli locali, potrebbe essere rafforzato anche con delle attività pratiche, delle uscite, anche sul paesaggio. Quindi non esitate.
Dopodiché io, il mio indirizzo è scuola@legambientetoscana.it. Dillo per favore. Abbiamo intenzione anche di lavorare un pochino sul termine coscientizzazione a livello... Sì, ve lo scrivo. Scuola, come hai detto? scuola@legambientetoscana.it. Vedete anche voi la lentezza del mio computer che sta decollando, poverino. La chiocciola mi sembrava. Ambiente. Ah, io purtroppo non ho letto, leggo solo ora i vostri feedback. Ok, comunque scuola@chiocciola. legambientetoscana.it. Vabbè, il nome è scritto sul kit, io vi lascio anche il numero di telefono, non si sa mai, anche se voi avete le tutor di School Food che sono bravissime. 340, vabbè, ma tanto basta le mail. Le poverine hanno questo difficile ruolo di fare da ponte tra... Sì, vedete voi, insomma. Quello che vi dico è che Legambiente Scuola e Formazione a volte organizza anche dei corsi su vari temi. Allora, per me, io posso considerare, cioè credo di avervi detto, insomma, di aver fatto un excursus concettuale su quello che il kit propone, di essere entrata un po' nel merito delle attività un po' più, insomma, diverse, complesse, e ho provato a farvi capire che il punto è quello di mettere insieme concetti diversi per arrivare poi a uno sguardo critico. So che è un compito duro, perché poi siete voi che vi... cioè, per noi è difficile da un certo punto di vista, poi voi siete quelli, coloro che si interfacciano con le famiglie, e questo è un lavoro molto difficile, mi rendo. Se possiamo darvi qualche sostegno in qualche modo, chiedetelo anche, a volte. Siamo qua per questo alla fine, perché insomma i concetti si trovano e poi è capire come veicolarli e come non farsi un po', come non soccombere sotto i giudizi, i pregiudizi di ognuno. Ok. Io... poi mi trovo sempre in questo momento in cui è difficilissimo salutare, però direi che se nessuno ha niente da dire, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, che è stata lunga, e vi auguro un buon inizio di anno scolastico con grazie. Tutte le difficoltà del caso. Grazie. Tenete duro. Grazie. 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 Grazie.